Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Motore Sanità. Oggi parliamo del percorso a ostacoli del malato di fegato e in particolare della complessa gestione del paziente cirrotico e delle sue complicanze. Nuove prospettive tra PNRR e PNC. A parlarne con noi ci sarà Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, Paolo Angeli, responsabile clinica medica 5 AU Padova, Massimiliano Conforti, vicepresidente EPAC, e poi ancora Stefano Brillanti, professore di gastroenterologia dell'Università di Siena, dirigente policlinico Santa Maria alle Scotte Siena, Fabio Cartabellotta, direttore UOC Medicina Interna, Ospedale Bucheri La Ferla Palermo, responsabile rete HCV Sicilia, Ernesto Clar, direttore dell'unità operativa di epatologia dell'Ospedale Evangelico Betania e coordinatore network epatologico ASLN Centro, Mirko Claus, unità operativa cure primarie, direzione programmazione Regione del Veneto, Pierluigi Cosenza, direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo, Ignazio Grattagliano, presidente SIM Puglia e Sergio Pillon, coordinatore per la trasformazione digitale ASL Frosinone, vicepresidente di AISDET, Associazione Italiana della Sanità Digitale e della Telemedicina. Per cui io chiederei a Claudio Zanon se può iniziare con la sua introduzione di scenario. Sì, grazie Francesca, grazie a tutti voi che siete qui presenti. Ci tenevo a esserci anche se sono un po' acciaccato per una rovinosa caduta su cui sto cercando di mettere, come dire, una toppa per quanto riguarda la mia lussazione di spalla, ma sto bene e quindi volevo esserci per riprendere un cammino fatto gli anni precedenti per quanto riguarda la cirrosi epatica e le malattie del fegato in generale, perché rappresenta e continua a rappresentare un'emergenza epidemiologica, clinica, assistenziale sia a livello mondiale che a livello nazionale. Quindi io chiedo alla regia di mandarmi la prima diapositiva. Infatti, se noi andiamo a vedere quali sono i dati sul Global Burden of Disease, nel 2016 nel mondo sono decedute 1.256.000 persone per cirrosi epatica e per il 2040 si prevede un incremento del numero di decessi per cirrosi epatica del 50%. Sta capitando un pochettino quello che succede per quanto riguarda l'HIV, cioè si pensa attualmente che grazie alle nuove terapie, così come è avvenuto per la terapia per l'HCV, cioè l'epatite C, che la situazione possa essere sotto controllo, ma in realtà non è così, nel senso che molti pazienti progrediscono comunque per la loro cirrosi e addirittura, ripeto, nel 2040 è previsto un incremento, no, la diminuzione di pazienti con cirrosi epatica. Le stime riferite all'Italia sulla cirrosi epatica stessa descrivono circa 180.000 casi con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale. Ma come ho detto precedentemente, anche nei pazienti curati e negativizzati da HCV, spesso la malattia epatica progredisce causando una cronicità complessa ad alto impatto socio-assistenziale complicata da molte nuove manifestazioni. Le due più importanti sono sicuramente l'encefalopatia epatica, qualche volta anche nei pazienti, soprattutto anziani, che viene scambiato per una demenza senile, o il carcinoma epatico, che comporta naturalmente anche un follow-up e un controllo dal punto di vista ecografico estremamente accurato in mani esperte, fino a portare naturalmente, quando viene indicazione, il paziente al trapianto. Essa incide in maniera significativa sull'organizzazione socioassistenziale e sull'impatto economico gestionale dei vari sistemi sanitari regionali, sulla vita dei cittadini malati, naturalmente delle famiglie, il paziente che ha l'encefalopatia epatica, il paziente che ha una cirrosi scompensata, il paziente che sta a casa, spesse volte ha bisogno naturalmente del caregiver, e questo vuol dire non solamente un impatto sui costi diretti, ma anche sui costi indiretti, perché molti perdono i caregiver per il lavoro, sta a casa per curare il proprio ammalato, il proprio
familiare, quindi con tutta una serie di impatti dal punto di vista non solo assistenziale ma anche sociale. Per questo naturalmente devono essere programmati interventi mirati con inserimento della patologia epatica nel Piano Nazionale della Cronicità, che è un bellissimo piano fatto in maniera molto attenta negli anni scorsi, ma che come tutti i piani nazionali ha un vizio di quello di non essere supportato dal punto di vista dei fondi, infatti si parla sempre a parità naturalmente di spesa, di bilancio, ma soprattutto devono essere applicate adeguate a PDTA per un'efficiente presa in carico. Noi nell'excursus che abbiamo fatto in giro alle varie regioni precedentemente abbiamo visto che sono poche le regioni che hanno PDTA sulla cirrosi epatica, che mette veramente in rapporto quello che è il ruolo specialista col territorio per la presa in carico di questi pazienti, che sono alla fine pazienti cronici, in cui una parte naturalmente della presa in carico stesso dovrebbe essere devoluta al territorio stesso, soprattutto anche in vista del PNRR e sulla nuova organizzazione assistenziale. Ho letto giusto stamattina l'ultimo documento redatto del DM che prima si chiamava 71, adesso l'hanno chiamato DM77, non cambia nulla. Vi sono tutta una serie di buoni auspici e di standardizzazione per quanto riguarda le case di comunità, che dovranno essere un luogo di impatto multidisciplinare per molte patologie croniche. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità, dovranno rappresentare uno sfogo post ricovero acuti o comunque una ospedalizzazione non complessa di vicinanza. Per quanto riguarda le cose, chi più ne ha ne metta, e soprattutto per quanto riguarda l'assistenza territoriale. Tutto questo naturalmente ha un altro problema, il problema che ha fatto sì che le regioni non abbiano firmato il famoso DM, la bozza DM71, adesso DM77, perché ritengono insufficienti quelle che sono le risorse messe a disposizione per il futuro, anche per andare ad coprire gli standard che sono previsti nel DM77 stesso per quanto riguarda il numero di medici e il numero di infermieri. Comunque le risorse in arrivo al PNRR e all'organizzazione attività assistenziale al malato di fegato implica il fatto di capire chi farà chi e chi farà che cosa, chi terrà sotto controllo il paziente con per esempio una serie di diagnostiche di primo livello a livello territoriale e con magari un supporto di una home care molto più complessa di quella che attualmente è l'assistenza che viene fornita l'ADI che viene fornita a livello domiciliare stesso. Quali saranno il ruolo delle nuove strutture territoriali anche per nelle nuove cause emergenti, quindi l'importanza, come già detto prima, di PDTA da strutturare rapidamente. Qual è il problema di una rapida diagnosi, di un'efficiente presa in carico, la prevenzione e il trattamento delle complicanze, come migliorarne l'approccio, la diagnostica, come ho detto prima, quali strumenti centralizzare, sicuramente un controllo del paziente cirrotico, dell'eventuale sorgente di epatocarcinoma, va fatto in centri specializzati con ecografisti di alto valore, che sappiano naturalmente individuare l'epatocarcinoma anche nelle più piccole dimensioni, mentre, ripeto, la diagnostica di primo livello, compresa naturalmente quella con point of care, può essere naturalmente geolocalizzata all'interno del territorio stesso. Infine, gli strumenti per integrare la filiera assistenziale, il monitoraggio, la raccolta e gestione da remoto. Ricordiamoci che buona parte dei finanziamenti per il PNRR, e questo riguarderà naturalmente anche i pazienti cirrotici della missione 5 e della missione 6, sono anche previsti per quanto riguarda l'implementazione della sanità digitale. Allora io mi permetto di fare dei quesiti per il panel di esperti che siete voi. Allora, quale accesso ai percorsi di cura per una presa in carico rapida? Che cosa deve cambiare per quanto riguarda la gestione del paziente cirrotico? Il PNRR, le nuove strutture territoriali, l'organizzazione della filiera assistenziale, il ruolo del territorio e l'importanza delle reti, che naturalmente non credo si possano creare reti per quanto riguarda la cirrosi epatica, ma sicuramente reti e patologie nelle varie regioni sono e sarebbero estremamente importanti. Nuovi strumenti di diagnosi, cura e monitoraggio, la telemedicina del paziente cirrotico, quindi il teleconsulto, anche la possibilità di gestire più possibilmente il paziente a domicilio o comunque nel territorio, l'importanza dei PDTA strutturati nella gestione del paziente epatopatico, PDTA o PDTA Life per la gestione delle complicanze, infine formazione della filiera assistenziale per prevenire le complicanze, cause di ricoveri ripetuti,
tutti d'accordo, ma chi le deve fare? Ricordiamoci, una delle maggiori spese che noi abbiamo per quanto riguarda la gestione della cirrosi epatica sono i ricoveri che potrebbero essere evitati. Infine, la sostenibilità, le misure di valore, la prevenzione e ospedalizzazione, l'accesso a cure efficaci, l'importanza dei dati real world e corretta programmazione delle risorse. Sono, i temi sono vari, ma insomma mi sembra che sia logico incominciare ad affrontarli, visto che verranno spese 9,6 miliardi per quanto riguarda la medicina del territorio e altrettanti per quanto riguarda gli ospedali, soprattutto per ciò che riguarda pronti soccorsi e la sostituzione di apparecchiature datate con più di 5 anni, naturalmente con una programmazione adeguata. Io mi taccio e vi ringrazio di essere qui e quindi possiamo iniziare il webinar. Grazie Francesca, grazie a tutti voi. E grazie a Claudio Zanon. E l'evento di oggi è appunto focalizzato sulla complessa gestione del paziente cirrotico, quindi io darei la parola a Massimiliano Conforti e gli chiederei, visto la cronicità complessa del paziente cirrotico, quali sono i bisogni e le necessità dei pazienti con cirrosi epatica. Prego, a lei la parola. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. È un bel dibattito, come ho detto già in un'altra occasione, la prima cosa è che ci deve essere uno sforzo enorme che parte da noi, sicuramente associazioni di pazienti, ma insieme alle società scientifiche, medici, per portare questo organo a livello che hanno gli altri organi. In termini di impatto sulla sanità, in termini di comunicazione, in termini di prevenzione, di informazione. E noi vediamo tantissime attività, basta guardarsi intorno, ci sono altri organi che vengono comunque gestiti dal mondo della sanità in un altro modo. Hanno tutto, parliamoci chiaro. Ci sono alcune situazioni dove ci sono percorsi ben definiti e hanno tutto, punto. Il fegato è visto come una cosa di serie B, questa è la verità, ma al di là che di EPAC, come basta essere un semplice cittadino che ha un problema di fegato, un problema di cuore, un problema di un altro organo, qui però non bisogna fare la guerra tra poveri, però bisogna dare la giusta attenzione, quindi lo sforzo è che le istituzioni prendano in considerazione questo organo alla stessa stregua di altri organi che hanno una certa attenzione. Noi al momento questa cosa non la vediamo e quindi va fatto questo tipo di lavoro, se no praticamente le risorse allocate e tutto il resto che servono per gestire la malattia epatica, quindi la cirrosi epatica in questo, di questo stiamo parlando, sarà sempre difficile. E i pazienti che fanno? Anch'io stavo leggendo stamattina al Quotidiano Sanità, leggevo, cioè il PNRR, 6.000 progetti. Non ho avuto il tempo di leggerli perché sono 6.000, però se già solo a sapere che ci sono 6.000 progetti, speriamo che sono tutti progetti validi, però vediamo che non c'è una uniformità, quindi un paziente potrebbe essere gestito al sud Italia in un modo, un altro al centro Italia in un altro modo, un altro al nord Italia, l'importante è che venga gestito con le dovute, con la dovuta adeguatezza dal punto di vista sanitario e non solo, perché poi avendo una cirrosi epatica si creano tanti bisogni, perché hai vari scompensi, hai vari problemi, e poi una malattia lunga. Io stesso mi hanno diagnosticato nel 2004, siamo nel 2022, e di esame, diagnostica, di problemi ne ho avuto e ne ho, e è noto che il sistema, spesso siamo noi pazienti che insieme, grazie ai medici, cerchiamo di adeguarci e andiamo avanti, perché poi si innesca quell'istinto di sopravvivenza. Quindi una persona fa di tutto, anche quando sei stanco, che non ce la fai più, c'è quell'istinto di sopravvivenza che ti porta a perseguire determinate cose che ti vengono dette dai clinici e tutto il resto. Però ci potrebbero essere delle cose che vanno a soddisfare le attenzioni dei pazienti. Io, se ho la possibilità, vorrei far vedere la SARVE che abbiamo fatto.
dove è possibile. Posso? Chiedo alla regia, posso? Sì, sì, assolutamente. Grazie. Così partiamo da qualcosa di concreto. Vediamo se riesco. La vedete? Sì, la vediamo. Bene. Questa survey è stata condotta da noi su più di 200 persone. È praticamente una delle, non è completa, comunque ho cercato di prendere cose un po' più importanti che rispecchiano quello che i pazienti di cui hanno bisogno. Abbiamo chiesto: a causa della malattia hai bisogno di aiuto nelle tue attività di vita quotidiana? L'82% ha detto no, il 18% sì. Poi questo dipende molto lo stato della malattia. Comunque abbiamo chiesto in quale ambito hai bisogno, e un po' tutti, ma la maggior parte è quando uno si deve recare in ospedale, che ha bisogno, perché spesso tu assumi dei farmaci che ti stancano. Tipo beta bloccanti, tipo diuretici, oppure hai fatto un intervento e tu già sei debilitato e quindi non ce la fai. Ci sono più cose. E di questi qui, sul focus, su quelli che hanno risposto, diciamo che la maggior parte aveva una malattia intermedia, il 74%, quindi senza ascite o episodio di encefalopatia epatica, quindi un soggetto come me, più o meno, quindi molto autonomo. Abbiamo chiesto gestione delle prenotazioni delle visite con canale preferenziale. Che ne pensi? Abbiamo cercato di dare da 1 a 10 una votazione, e il 52% ha dato 10, perché giustamente anche prenotare più visite, perché poi non esiste solo la malattia d'organo come cirrosi epatica, uno può avere altri problemi. Sicuramente dà più attenzione a quella più grave, però comunque va facilitato, questo viene chiesto proprio perché se hai questa possibilità risparmi molto energie. Sembra una cosa assurda dire risparmiare energie, ma va sicuro che quando ti svegli la mattina e hai una cirrosi epatica, assumi dei farmaci, le prime due ore va bene e poi incominci proprio a ridurti, che non hai carburante, sembra che una macchina che va a tre, non ha carburante, oppure che non ha carburante. Un attimo, perché non riesco a vedere tutto purtroppo. Comunque abbiamo chiesto, scusate un attimo che devo ridurre, allora abbiamo chiesto avere a disposizione più figure mediche senza cambiare centro, il 47%, più del 47% comunque ha dato un punteggio alto anche a distanza, quindi avere un team multidisciplinare, perché spesso ti trovi in situazioni dove ti servono più competenze. Essere informato meglio sulle reali di salute, sulla possibilità di cosa vedete di fare alto da 7 a 10, è la maggior parte, perché noi vogliamo sapere se c'è, come sta, perché io voglio sapere come sto, così come tutti gli altri pazienti, perché devono organizzare la propria vita, sapere come vanno le cose, organizzarsi, perché a noi ci serve un po' più di tempo rispetto a una persona normale, perché ha più energia, si muove più facilmente, ha da fare visite, non dico tutti i giorni, ma spesso. Quindi vuole sapere come sta e organizzarsi. Una cavolata. Chi fa monitoraggio per l'HCC spesso fa risonanze ogni 3-4 mesi. Sapere quando io posso fare una risonanza, soprattutto quando ricade nel periodo estivo, se ricade a luglio o ad agosto, cioè non puoi mai organizzare le tue vacanze come si deve. Perché? Perché se tu fai monitoraggio per l'HCC, fai una risonanza, devi aspettare i risultati, ti dicono sì, è tutto ok, no, guarda, c'è un HCC, e quello ti compromette, perché tu, se devi organizzare vacanze 3 mesi prima e tu sai che hai la risonanza in quel periodo, forse è meglio mettere a un paziente la risonanza a settembre, perché bene o male le vacanze uno se le fa a luglio, agosto, e se, giustamente se lavora, se poi uno non lavora,
ha tutto il tempo a disposizione. E soprattutto anche le possibilità terapeutiche, se ci sono altre possibilità terapeutiche, il paziente le vuole sapere. Ricevere farmaci a domicilio, pure c'è stata un'altra cosa, diciamo un dibattito, chi dice sì, chi dice no, ma più o meno siamo lì, non è una delle cose più importanti. Evitare di andare dal medico di base per fare ricette, fortunatamente adesso con la pandemia abbiamo questa possibilità, però è poi sempre il canale raggiungere il medico di base, perché ci vuole comunque il personale essere strutturati per avere una tempestività e quindi avere delle informazioni. Andiamo avanti, scusate, ma non so perché si è bloccato. Ah, ecco. Avere un programma predefinito per controlli e visite da fare con prenotazione. Come potete vedere, come dicevo prima, quindi io so quando ho un mio programma semestrale, mi posso organizzare tutta una serie di cose rispetto a non avere un programma. Quindi considerazioni finali. Aspetti positivi, il 39% dei pazienti ha ricevuto la diagnosi di 10 anni, ulteriore 28% ha ricevuto la diagnosi dal 97 al 2011, possiamo dire. Possiamo quindi considerare che la gestione della cirrosi viene eseguita in modo ottimale, considerati gli anni di sopravvivenza guadagnati dalla diagnosi in poi. La diagnosi viene effettuata quasi sempre da uno specialista e durante la pandemia i pazienti con cirrosi non hanno avuto grandi problemi a farsi prescrivere i farmaci, come abbiamo detto. Le criticità durante la pandemia, perché abbiamo osservato anche questo periodo per capire come andavano le cose, 41% dei pazienti ha dovuto posticipare i monitoraggi programmati, di cui il 35% di 6 mesi, il 13% di 1 anno, il 9% oltre 1 anno. Questo aspetto rappresenta un grave rischio poiché crea la condizione di una diagnosi tardiva sull'eventuale insorgenza di tumore al fegato. Circa 2 pazienti su 10 hanno bisogno di costante nelle attività quotidiane. La malattia incide fortemente sui rapporti interpersonali, il 21% dichiara che la malattia ha avuto un impatto fortemente negativo nei rapporti familiari, il 24% nei rapporti sentimentali, il 36% nei rapporti sessuali, il 24% nei rapporti sociali. A causa della malattia il 39% riesce ad eseguire solo saltuariamente attività fisica e il 26% proprio non ce la fa. La malattia incide fortemente anche sull'attività lavorativa, il 39% dichiara di aver avuto problemi nello svolgere la normale attività lavorativa, il 45% ha dichiarato di aver dovuto limitare le proprie attività lavorative, il 29% di essere dovuto andare in pensione anticipatamente, il 18% di aver dovuto abbandonare tutte le attività lavorative a causa del precario stato di salute. La malattia ha un peso economico importante sui pazienti, il 73% degli intervistati ha affermato di avere spese mensili fino a 100 euro, il 22% sostiene spese mensili addirittura tra 100 e 300 euro e un 5% dei costi mensili superiori a 300 euro. Attività di sostegno per i pazienti, attivare canali dedicati, quindi soprattutto per le prenotazioni, visite, esame, poter interagire a distanza con lo specialista, poter interagire con varie figure cliniche senza cambiare struttura, essere informati meglio sul proprio stato di salute e su nuove opzioni terapeutiche, essere informato sulle sperimentazioni cliniche, ricevere i farmaci a domicilio, evitare di recarsi dal medico di famiglia per le prescrizioni, poter contare su qualcuno che possa aiutare il paziente, molto gradito dal 68% dei partecipanti, poter disporre di un piano di monitoraggio che elimini la burocrazia delle prenotazioni, molto gradito dall'81% dei pazienti. Le aree di intervento le possiamo vedere qui.
vanno recuperate nel minor tempo possibile tutte quelle visite e diagnostiche che sono state, che sono in ritardo. È fondamentale togliere la burocrazia, molto importante attivare il telemonitoraggio, ma telemonitoraggio, veramente telemonitoraggio, cioè nuove figure, nuove, questo ricadiamo nelle spese di personale anche da parte delle strutture ospedaliere. Deve essere rinforzata l'educazione e informazione al paziente cirrotico e rispettivi caregiver dell'importanza dell'aderenza al monitoraggio, non seguirla può costare anni di vita. Infine vanno informati e attivati PDTA che tendono conto della gravità della patologia che possono differire dalla gestione di una cirrosi iniziale a una cirrosi più avanzata. Grazie, con questo qui ho concluso e vorrei dire, ad esempio, quando parliamo dell'attività fisica, spesso io sono un cirrotico, devo dimagrire, me lo dicono da anni, certe volte ci riesco, quando sto in forma riesco a iscrivere, quando ho tolto l'epatite C una decina di anni fa, andavo in palestra continuamente, andavo in piscina, stavo in forma, ma perché ce la facevo? Ancora avevo le forze. Poi purtroppo ho avuto un problema di sanguinamento e quindi ho dovuto iniziare i beta bloccanti. Io lo dico spesso, cioè chi non prova i beta bloccanti, io ne prendevo 3 al giorno, da 6,25. I primi tempi facevo fatica a camminare, non ce la facevo, non c'avevo fiato. No. Non c'avevo, come, allora tendi a muoverti di meno. Io sono un soggetto che pure che mangia poco, ingrasso abbastanza. Cioè se non mi muovo, ingrasso, se non mi muovo, non dimagrisco. Quindi ho incominciato a mettere su peso. Poi ti abitui un po' ai beta bloccanti, riesci a camminare, ma non riesci a correre come una volta senza il beta bloccante. Quindi bisogna considerare anche queste cose dal punto di vista clinico. Ci vuole uno sforzo sicuramente da parte nostra enorme, però certe volte io mi trovo, almeno io avverto questa cosa, mi sento non capito, perché veramente io direi fatevi 2 settimane di beta bloccante, 3 beta bloccanti al giorno, e poi ne riparliamo, chi riesce ad andare a correre, chi riesce a fare... Io qualcosa ormai mi sono abituato, riesco a farla e pian piano cerco di mettermi in riga perché mi fa male stare in sovrappeso. Però realmente è così. Immagino chi sta peggio di me. Ma chi sta peggio di me? Mi è capitato in alcune occasioni che ho avuto dei problemi più seri e fai fatica pure a far arrivare in piazzetta vicino casa. Non è che siamo fatti Highlander i pazienti, cioè abbiamo dei problemi. I medici sicuramente ce le devono dire queste cose, però bisogna trovare, per quanto riguarda poi la comunicazione e la il fatto della comunicazione a distanza, sicuramente lì, non so col PNRR se si potrà fare nei vari progetti, però lì ci vogliono delle figure, perché non c'è, cioè quando uno è cirrotico c'ha 2000 domande, pure se sei informato, molto informato come me o qualcun altro che fa parte di EPAC, sostanzialmente non riesci a... perché i medici sono impegnati, ti possono rispondere una volta al giorno a un'email se tu hai un dubbio sull'assunzione di un farmaco, ma ci vogliono delle persone dedicate che siano dei sanitari o parasanitari che fanno da filtro tra i pazienti cirrotici, soprattutto in centri dove ce ne sono tanti, dove si fanno trapianti, trattamenti per il tumore e si seguono tanti pazienti. Quella potrebbe essere una soluzione. Dove fa da filtro, dove qualcuno può chiamare, scrivere un messaggio WhatsApp, scrivere un'email e in breve tempo avere una risposta, perché se io devo assumere un farmaco o ho il dubbio che mi possa creare un problema o non ho capito come lo devo assumere, ho difficoltà pure a parlare col medico di base oppure con lo specialista, quindi il centro potrebbe avere, potrebbero nascere nuove figure. Molto probabilmente che possono, perché è inutile dire metto come struttura nella gastroenterologia, metto un gastroenterologo che fa solo comunicazione col paziente. No, può darsi che il mondo della sanità ha bisogno di nuove figure, di medici che si occupano solo di questo, oppure di parasanità, cioè di infermieri ultra specializzati, come esiste, non lo so, negli States,
dove ci sono molti infermieri e meno medici in alcune strutture, ma sono molto molto più specializzati. Questo potrebbe far fronte. Per quanto riguarda il PNRR, questi 6.000 progetti, noi ci auguriamo che quando leggiamo, mi è capitato spesso ultimamente, negli ultimi mesi, alcuni PDTA sull'HCC, sulla sorveglianza, sul fatto che molto probabilmente i pazienti cirrotici dovrebbero essere gestiti in alcuni momenti, se non ci sono dei problemi di un certo tipo, nelle case di comunità, quindi con l'ecografia, da parte del medico di base. Noi spesso vediamo pazienti che vanno in strutture che 3 mesi prima, 6 mesi prima non hanno nulla, dopo l'altra ecografia hanno nodo di 5-6 centimetri. Non capita spesso, ma capita. Come può capitare allora? Allora la diagnostica che non va bene, e chi fa l'ecografia, è il mezzo che non è adeguato. Allora lì ci viene un dubbio, può venire un dubbio, o può darsi d'amblè nasce un nodulo, ma la vediamo difficile, dopo pochi mesi ci troviamo un nodo di 5-6 centimetri, prima non c'era nulla. In una casa di comunità dove ci sono solo i medici di base che devono fare l'ecografia e pazienti cirrotici che hanno un organo sorvertito, che non si vede niente, piena di aria, che spesso non basta l'ecografia e va fatta TAC e risonanza, quantomeno, visto che è un processo irreversibile, che ci sia un buon collegamento con chi ne capisce, con gastroenterologici, con il dottore di medicina interna, che siano lì sul posto, non dico tutti i giorni, ma una volta a settimana, o che possono analizzare a distanza queste immagini, o che possono formare qualcuno dei medici di base che faranno questo tipo di sorveglianza. Perché a me è capitato a Torino, cioè avendo una cirrosi epatica, non so, un paio d'anni fa, quando ho fatto trombosi a mesenterica, non mi ricordo, facevo l'eparina, dovevo passare al Coumadin, mi chiesi una cosa al medico di base, mi disse, ma io non sono specializzato in patologia, cioè, ma non è che non avevo chiesto chissà che, però se il medico di base non mi dà una risposta, io poi devo disturbare il gastroenterologo, ma io vorrei evitare di disturbare il gastroenterologo, però purtroppo si crea una domanda, se è un problema di salute, più si complica, più necessità si crea, non è che siamo noi che siamo, oh mamma mia, conforto e fastidioso, no? Io i problemi ce l'ho, anzi certe volte cerco di mi zittisco e vado avanti, cerco di dare meno fastidio possibile, però vedo che comunque tu i problemi ce l'hai. Cioè più vai avanti la patologia, più complicanze fai, i problemi ce l'hai e devi avere delle risposte. Non puoi fare il fai da te, sono i medici che ci devono dare delle risposte. Tutto qua. Mi sono dilungato, vi ringrazio, scusate se mi sono dilungato. Ecco. Grazie, siamo noi che la ringraziamo e le chiediamo anche se può rimanere, per cui io chiederei a Stefano Brillanti. Buongiorno, benvenuto. E gli chiederei se può parlarci delle complicanze, come prevenirle, come gestirle. Ma quello, innanzitutto buongiorno a tutti. Io ho ascoltato con estremo interesse quello che ha detto Massimiliano Conforti. Per un motivo molto semplice, perché è inutile che noi parliamo di sanità in generale, di PNRR, di progetti, di protocolli, eccetera, se poi viaggiamo parallelamente senza convergere con il percorso delle necessità concrete, personali, quotidiane dei pazienti. Perché questo è un po' credo che sia anche uno degli obiettivi di Motore Sanità. Perché spesso fra i PDTA alti e le esigenze concrete del paziente c'è uno scostamento. E in questo credo che Massimiliano abbia identificato un punto importante, cioè mancano gli anelli di collegamento, mancano figure o punti di riferimento. Perché spesso si sente parlare di presa in carico, ma la presa in carico è un termine che a me non piace, perché è il termine dei magazzinieri quando si devono mettere sulle spalle un peso
in carico uno prende un peso. Io preferisco il termine di presa in cura, non presa in carico. Carico sembra una cosa che ti dà fastidio, invece la cura, anche etimologicamente, ha tutto un altro significato. Questo, con questo cosa voglio dire? Voglio dire che l'esperienza poi di Massimiliano Conforti ci dice anche un'altra cosa, che quando anche lui abbia eradicato 10 anni fa l'infezione da HCV, se noi interveniamo sulla causa nel momento in cui c'è già una cirrosi epatica, noi sicuramente rallentiamo la progressione della malattia, ma non fermiamo la progressione. E questo è un altro degli errori, delle possibilità di errore che si stanno facendo negli ultimi anni dopo la diffusione dei farmaci con i DAA. Paziente guarito dall'infezione esce dal follow-up. Paziente guarito dall'infezione esce dal percorso di cura. Perché tanto tu sei guarito. Non sei guarito, ti è stata tolta la causa che aveva determinato la malattia. Ma se la malattia è già in uno stadio di una cirrosi epatica, questa continua a progredire, seppure in maniera molto più lenta in termini di scompenso, ma non tanto meno lenta in termini di HCC. Quindi io vorrei spostare un attimo l'attenzione al fatto che quando il paziente cirrotico diventa sintomatico, alle spalle ci sono state almeno 10 o 15 anni, 15 non lo so, ma 7-10 anni, di cirrosi epatica asintomatica. Allora, in quei 10 anni, com'è che quel paziente non è stato intercettato? Questo è il primo grande punto su cui credo ci dobbiamo dibattere quando vogliamo parlare di un percorso. Perché noi partiamo sempre da come gestire le complicanze della cirrosi. Questo è fondamentale, perché il paziente che ha una cirrosi scompensata ha delle esigenze che sono molteplici, che vanno dalla ascite all'insufficienza renale, all'encefalopatia epatica, alla possibilità di emorragia digestiva. E quindi, e come diceva giustamente Conforti, se hai un problema di cuore, vai dal cardiologo. Se hai un problema di diabete, vai dal diabetologo. Se hai un problema di fegato, da chi va? Perché a volte se prendi una visita gastroenterologica e ti trovi il gastroenterologo esperto di polipi del colon o di malattie dell'intestino, cioè, la figura dell'epatologo in Italia non esiste, formalmente. Non esiste la specializzazione in epatologia. L'epatologia è un qualcosa di interesse derivato nell'ambito o della medicina interna o della gastroenterologia o delle malattie infettive. Quindi se tu chiedi una visita epatologica, in alcune regioni come in Toscana è stato inserito nel nomenclatore, quindi tu puoi chiedere una visita epatologica tramite qui. In Emilia-Romagna non c'è. In Emilia-Romagna la dizione visita epatologica non c'è da chiedere dal medico di medicina generale. Quindi noi parliamo di circa 20.000 pazienti cirrotici anni, come nuove diagnosi, che vagano per l'Italia innanzitutto alla ricerca di un medico che li sappia prendere in carico. E questo è il primo punto, il primo imbuto. A volte il concetto di imbuto è visto male, io qui lo vedo bene. Cioè imbuto vuol dire orientare il paziente verso chi lo può prendere veramente in carico. La seconda cosa è anticipare ovviamente la diagnosi di cirrosi. E qui il ruolo dei medici di medicina generale sarebbe fondamentale. Dopo vorrei sentire anche l'amico Grattagliano cosa ne pensa, perché molte volte la cirrosi epatica non è diagnosticabile. La cirrosi epatica non scompensata è estremamente difficile da diagnosticare con certezza, perché quello spesso ha delle transaminasi lievemente mosse, una gamma GT lievemente mossa
e gli si dice ma mangi un po' meno, sei a posto. In realtà esistono già degli score molto semplici come il FIB4, l'APRI, che si calcolano in 2 minuti e che ti possono orientare verso una fibrosi o meno del fegato. Quindi se noi vogliamo parlare di presa in carico a livello regionale, e io coordino in Toscana un gruppo di lavoro della regione per la messa a punto di un, PDTA non mi piace tantissimo, diciamo di un percorso operativo che vada dalla identificazione precoce della cirrosi, che equivale comunque già a una prevenzione secondaria, perché la cirrosi è già malattia, quindi già malattia avanzata. Se volessimo fare la prevenzione primaria dovremmo andare all'epatite cronica di fibrosi F1. Quindi, ma teniamo conto che abbiamo 10 o 15 anni di latenza prima che si scompensi. La seconda cosa che giustamente ho apprezzato molto come è stato impostato questa giornata di Motore Sanità, facendo parlare prima il paziente e non spesso e volentieri alla fine per ultimo e gli si chiede ma lei cosa ne pensa, perché è proprio questo il punto. Cioè l'altra cosa che lui diceva, ma è possibile che l'ecografia di 3 mesi prima non aveva visto una patata di 6 centimetri dentro al mio fegato, un epatocarcinoma di 6 centimetri. E questo è un altro grave problema. Cioè, mentre la TC viene fatta con degli schemi ben precisi ed è una tecnica radiologica che ha validità, è un referto che ha una validità medico-legale, la risonanza magnetica pure, l'ecografia non è una tecnica radiologica che se ne dica, ma è un'estensione dell'esame obiettivo del medico, di un medico che si sta dedicando all'ecografia. Anche qui non esiste la specializzazione in ecografia. Qualunque medico può iniziare a fare ecografia. E siccome c'è è chiaro che in un paziente multinodulare, perché la cirrosi è multinodulare, con meteorismo, addome globoso, di qua di là, dire che vedi un nodulo ipoecogeno di 12 mm è estremamente difficile. Allora, anche qui, la presa in carico di questi pazienti significa che se il paziente ha in un algoritmo degli score predittivi di epatopatia cronica avanzata, l'ecografia non la può fare nel centro primo disponibile tout court, ma deve essere fatta da il centro non mi interessa, perché non è tanto il centro, è l'operatore. L'ecografia è una manovra operatore dipendente. L'altro punto è i mistrattati biomarker. L'alfa-fetoproteina sicuramente è poco sensibile, tutto quello che vogliamo, ma io vedo spesso dei pazienti che avevano regolarmente fatto l'alfa-fetoproteina, che era salita da 10 a 20 a 30 a 60 a 90, e siccome aveva fatto nel contempo 2 ecografie negative, nessuno l'aveva preso in considerazione. Una alfa fetoproteina che sale così rapidamente, se hai un'ecografia negativa devi fare un attacco. Allora, il discorso è fare dei percorsi, siccome le sanità sono sanità regionali e non c'è una sanità nazionale, fare a livello regionale dei percorsi che mettono insieme i multiplayer, che sono il medico di medicina generale, l'infermiere di comunità. L'infermiere di comunità nella gestione del paziente cirrotico è importante, estremamente importante. Perché un paziente cirrotico che aveva bisogno di fare l'albumina endovena, perché deve andare in ospedale a fare un flaccone di albumina? Proviamo a pensarci, l'albumina è un farmaco in classe A, che può essere prescritto sul piano terapeutico dello specialista e può essere infuso a domicilio. In Emilia-Romagna si fa, in Toscana, a Siena si fa, ma in provincia di Siena non si fa. A Siena città si fa, in provincia di Siena non si fa. Allora, perché? Perché l'infermiere dice, ma chi mi autorizza? Quindi ecco l'importanza di un percorso
operativo approvato dalla regione. L'altro problema, banale, encefalopatia, banale fino a un certo punto, encefalopatia epatica scompensata, il clistere medicato a domicilio. Perché deve andare questo povero paziente dentro un pronto soccorso, dentro un OBI, dentro un per semplicemente per poi farsi fare un clistere e tornare a casa il giorno dopo un po' meno suonato del giorno prima? Allora, la gestione sul territorio su cui tanto punta il PNRR è una gestione importante nella cirrosi epatica, perché il paziente con cirrosi epatica, se gestito bene da uno specialista, un medico di medicina generale e un infermiere di comunità, che siano in collegamento anche come teleconsulto eventualmente e telecooperazione, riducono l'accesso in pronto soccorso almeno del 60-70%. Perché il medico di medicina generale ha un interlocutore a cui rivolgersi, che è lo specialista. Lo specialista ha un interlocutore a cui rivolgersi, che è il medico di medicina generale. E entrambi possono interloquire con un infermiere di comunità. È inutile fare delle rivoluzioni di grandi sistemi. Basterebbe mettere a posto due o tre cose. E l'altra cosa è che ognuno abbia la forza di assumersi le proprie responsabilità. Perché con la medicina difensiva tutti diciamo ci vogliamo tirare indietro. Ma attenzione, quando mi parlano di medicina difensiva, io dico sempre che non sbagli solo nel fare, ma attualmente stanno sempre più aumentando anche le cause per omissione di cosa che avresti dovuto o potuto fare. Quindi mi piacerebbe sapere anche dagli altri colleghi che vedo collegati in questa tavola rotonda e che provengono da realtà di altre regioni che non sono la Toscana. Io credo che basterebbe una volontà. Ci vuole una volontà politica della regione, perché purtroppo il timbro regionale è ancora importante, soprattutto per condividere delle decisioni. E poi la presa in carico, che non mi piace, ma la presa in cura che mi piace, è legata ovviamente alla disponibilità di partecipare a un percorso che può semplicemente portarci a far star meglio il paziente. Se a noi di far star meglio il paziente non ci interessa, probabilmente abbiamo sbagliato la posizione. In questo momento non avrei altro da aggiungere. Grazie. Poi dopo le ritorniamo nella tavola rotonda. E io darei la parola adesso a Fabio Cartabellotta e poi a Pierluigi Cosenza. Vedevo Massimiliano Conforti che aveva alzato la mano. Sì, volevo solo fare i complimenti al dottor Brillanti e aggiungere che addirittura noi siamo figli di un do minore anche quando ci facciamo un epatocarcinoma. Perché chi rientra nell'oncologia viene visto in un certo modo. Noi ci facciamo un epatocarcinoma, siamo oncologici, siamo sempre figli di un do minore. Sempre, e questo dà a pensare, quindi perciò insisto, l'organo fegato va portato a un altro livello, così come tante cose che ha detto professor Brillanti e poi tutti gli altri. Ma per esempio esiste in Toscana una rete di patologia di cui vi sono centri di riferimento per quanto riguarda fare l'ecografia per il controllo, il follow up per l'epatocarcinoma? Esistono dei centri predisposti a... Solo la cortesia se può rispondere dopo, perché so che Fabio Cartabellotta e Pierluigi Cosenza devono scappare. Ma è per tutti la domanda, se nella loro realtà esistono queste realtà, queste organizzazioni. Prego. Devo rispondere? Allora, a livello di area vasta, la regione Toscana è divisa in... Anche poi parliamo di sanità regionale, poi esiste la sanità di area vasta, che è un'ulteriore cosa. A livello di area vasta esiste fisiologicamente per le patologie di complessità, esistono i tre poli di riferimento che sono le tre aziende ospedaliere universitarie, quella di Pisa, quella di Firenze e quella di Siena. Il percorso formalizzato non c'è ancora, il percorso nella pratica esiste già.
cioè di riferire il paziente. Il problema è che se il paziente ha fatto un'ecografia sul territorio e aveva dei livelli di sospetto maggiori di poter avere un epatocarcinoma e quell'ecografia è negativa, ci vuole un filtro che poi lo indirizzi, nonostante l'ecografia negativa, al centro di secondo livello. Prego, Fabio Cartabellotta, lei la parola. Grazie innanzitutto, ed è un piacere partecipare a questi incontri molto pratici che cercano di comunicare quanto più possibile ai clinici e ai pazienti la complessità di questa malattia, perché la verità è che noi ci troviamo di fronte a una malattia molto complessa. Mi è piaciuto molto quando Stefano Brillanti ha detto una cosa che spesso trascuriamo e di cui dobbiamo cambiare un paradigma per curare questa malattia. Noi per 10-20 anni non ci rendiamo conto che il malato si sta ammalando. Ed è il momento in cui noi non facciamo niente e noi medici in Italia siamo abituati a fare una medicina non proattiva, che è quello che dobbiamo un po' categorizzare e cambiare nel paradigma della cura di patologie complesse come la cirrosi. Cosa significa proattiva? Significa che dobbiamo bombardare i pazienti della necessità di fare lo screening perché trovare oggi per esempio un numero di epatocarcinomi molto più elevati e probabilmente cambierà anche il nostro modo di fare lo screening, perché le malattie del fegato stanno cambiando, avremo meno malattie virali per nostra fortuna, abbiamo dei farmaci, abbiamo la prevenzione, ma stanno incrementando le malattie del fegato legate al metabolismo e questo, l'epatocarcinoma probabilmente arriva in un momento molto più precoce, e se non facciamo qualcosa per cambiare il paradigma di gestione delle malattie del fegato, perché questa è una malattia veramente complessa che per 20 anni, diceva Brillanti, non ci dà nessun segno di sé, ed è un caso che il paziente fa le transaminasi e magari lo fa, io non le faccio da 10 anni per dire, e quindi bisogna capire che cos'è veramente, che cosa sono veramente, cos'è veramente questa malattia? Malattia complessissima da gestire nella sua complessità, e diceva Brillanti, applicare le tecnologie. Oggi le tecnologie sì, ci vengono a supporto, ma se non abbiamo delle reti, come ci diceva prima, non riusciamo ad applicarle. Io ho un grande vanto, noi in Sicilia abbiamo creato una rete, più i clinici che non le istituzioni, poi le istituzioni per fortuna l'hanno anche avallata, perché sì, i clinici devono essere al primo posto, ma sono le istituzioni che governano, ci danno i soldi per fare, ci danno la possibilità di farle, legiferano, devono fare devono agire su impatti di comunicazione. Purtroppo oggi impatti di comunicazione che vengono da iniziative come queste, che non sono iniziative governative, e su cui stiamo cercando di dare una mano. Bisogna governare anche il nostro tempo, utilizzare gli spazi che abbiamo, ma tutto questo coinvolgendo le persone. Se la gente non sa che dai clinici, sto parlando anche dei clinici, esiste la possibilità di fare dei test semplici, come parlava Brillanti poco fa, del Fiber 4, o ancora un po' più avanzati, dove si utilizza una tecnologia come il FibroScan, e che ci dice oggi che 10 anni prima di come lo capivamo prima, che il malato sta andando incontro a una fibrosi, e possiamo interrompere in quel momento il meccanismo che diventerà una cirrosi quando c'è il sanguinamento, quando c'è l'encefalopatia portosistemica, quando c'è l'ascite. Lì è troppo tardi, esistono solo trattamenti di salvataggio su cui veramente solo gli ospedali possono fare qualcosa, ma lì il territorio, ed è questo su cui il PNRR dovrà lavorare tanto, su cui dovremo lavorare tanto, ovvero sia l'organizzazione.
Ora, se non gestiamo questa complessità nella fase precoce di una malattia di cui la storia naturale è chiara, 10-20 anni non facciamo niente, poi interveniamo in maniera difensiva e non proattiva quando la malattia è andata avanti, avremo cambiato drasticamente, non avremo cambiato drasticamente la storia naturale di questa malattia, che è quello che, a cui dobbiamo tendere. Dobbiamo agire nel momento in cui si può fare una terapia eziologica, cioè bisogna dire al paziente di fare la dieta, supportarlo. Oggi ci sono interventi di chirurgia bariatrica di un certo livello, di endoscopia metabolica, e portarla alla conoscenza della gente. Noi in Sicilia, sapete, abbiamo creato una rete che non è una rete sulla carta, è una rete fattiva. Io mi onoro di essere coordinatore di questo, di questa attività insieme al professor Di Marco, ma che mette assieme tutte le tecnologie. L'ultima nata è per esempio la rete dell'epatocarcinoma. Oggi sapete che la cura dell'epatocarcinoma è abbastanza difforme, è una patologia eterogenea sia da un punto di vista clinico che biologico, che ha bisogno di cure diverse a secondo di quello che si trova. Abbiamo messo assieme i centri e partecipano 42 centri ai board multidisciplinari senza che i pazienti si spostano, cioè il paziente di Siracusa ha la possibilità di partecipare alla riunione del centro trapianti grazie a un board multidisciplinare online senza che il paziente vada in giro. Poi se deve fare il trapianto farà il trapianto, se deve fare la chemioembolizzazione farà la chemioembolizzazione, la radioembolizzazione farà la radioembolizzazione nei centri che hanno delle tecnologie. Le tecnologie devono essere sfruttate. È nostro vanto avere costruito un CUP del fibroscan. Abbiamo 12 fibroscan in Sicilia e li possiamo prenotare online, gli specialisti li possono prenotare online. Abbiamo cercato anche di lavorare moltissimo con la medicina generale, abbiamo coinvolto 1500 medici di medicina generale che possono inviare direttamente il paziente nei centri specialisti, specialmente con l'epatite C. Ancora, nonostante una cura così fondamentale, continuiamo a essere perdenti, cioè stiamo curando probabilmente il numero di persone che è molto più basso rispetto a quello che c'è da curare. Perché? Perché non troviamo i pazienti? Oggi sa bene Massimiliano Conforti, su cui loro si sono battuti, il decreto mille proroghe offre la possibilità di avere diversi milioni di euro ogni regione per la sua autonomia da utilizzare per fare lo screening in una fascia di età, che mi risulti ancora le regioni che sono partite per fare uno screening attivo sono molto limitate, forse perché abbiamo vincolato troppo l'utilizzo del denaro ai test e non ad attività di divulgazione di conoscenza che sono indispensabili. Cioè, parliamoci chiaro, oggi c'è una cura per il 100% delle persone, per il 100% della guarigione praticamente individuale e forse stiamo curando il 10% dell'atteso. Probabilmente l'atteso era un errore, noi pensiamo che ci sia il 2% della popolazione, l'1,5%, 2%. In Sicilia, che li contiamo, siamo alla cura dello 0,33% della popolazione, cioè è un numero veramente, veramente basso. Io penso che le reti clinico-assistenziali che dobbiamo portare avanti, la cirrosi è una complessità che non può prescindere dalla creazione di una rete clinico-assistenziale che funziona tra territorio e specialisti. Non dobbiamo uscire in quei 10-20 anni, dobbiamo fare qualcosa in maniera proattiva, non quando il paziente ha l'ascite, perché quando il paziente ha l'ascite ha già una cirrosi avanzata su cui molto poco si può fare.
E le persone devono lavorare in modo coordinato, non vincolato a confini professionali organizzativi che abbiamo sempre fatto in un certo modo e quindi non possiamo cambiare. Devo dire, noi ci stiamo provando e questo ci ha dato dei grossi risultati. Oggi il coinvolgimento delle persone, iniziative come queste sono indispensabili, perché se non coinvolgiamo la gente e non coinvolgiamo anche i professionisti del territorio, non riusciremo a governare la cirrosi. Diceva Brillanti prima, bisognerà avere dei privilegi per fare le ecografie, ma bisogna farle nel territorio. Non possiamo pensare che gli ospedali si potranno sovraccaricare di screening anche più ravvicinati dei pazienti, e non deve essere a carico della medicina ospedaliera che dovrà curare i pazienti più avanzati. Dobbiamo lavorare insieme al territorio, perché altrimenti non otterremo i risultati sperati. Voglio dire che, a proposito delle reti, ormai abbiamo una certa esperienza, da 7 anni che portiamo avanti, 8 anni che portiamo avanti la rete patologica. Le reti cliniche complesse come quella che cura la malattia cronica di fegato nascono quando i sistemi si riempono di connessioni. Se non ci sono le connessioni, le reti li mettiamo sulla gazzetta ufficiale, queste non funzioneranno mai. Crescono se le spinte collaborative bilanciano quelle competitive. Purtroppo i medici spesso sono in competizione. Dentro questa rete, oggi per la NASH, per esempio, della malattia di fegato legata al metabolismo, ci stanno cardiologi, ci stanno neurologi, ci stanno i diabetologi, gli oncologi, quando il paziente diventa un leprotocarcinoma, se stanno tra di loro in competizione e non cerchiamo di diffondere la conoscenza, le reti falliranno. Durano se si accettano le condizioni del gioco di rete nel tempo, e funzionano se sono governate. E le istituzioni ci devono stare molto vicine, stiamo cercando di farlo, è molto dura, ma è l'unica possibilità per governare la complessità di queste malattie. Dobbiamo agire in quei 10-20 anni. Io per il momento non ho altro da dire, grazie. Grazie. E quindi darei la parola per Luigi Cosenza, prego. Deve attivare il microfono. Grazie dell'invito. Noi in Abruzzo probabilmente per certe situazioni abbiamo analizzato approfonditamente il problema della cirrosi epatica, tant'è che abbiamo fatto un PDTA, un percorso diagnostico terapeutico per la cirrosi. Noi nei nostri gruppi di lavoro per formalizzare queste attività coinvolgiamo sempre gli esperti del settore e diciamo per definizione sempre il medico di medicina generale, perché il primo movent è quello. Poi vi spiegherò perché secondo noi il discorso è su queste linee. Per noi tutto parte dal medico di medicina generale, perché è chiaro che dallo specialista uno non ci va così semplice, deve avere sempre un input, oppure di avere delle patologie che si vuole sempre prima al meglio in medicina generale e poi eventualmente si rispetto. Per noi il compito fondamentale del medico di medicina generale o di famiglia, come volete chiamarlo, è prima di tutto identificare precocemente i soggetti con epatopatia cronica, diciamo anche a rischio evolutivo. E poi deve fare una differenziazione su quali sono i pazienti, secondo lui, da inviare allo specialista per incominciare un programma di cura e monitoraggio. In seguito, però, ha sempre il compito, in una fase diciamo più di stato della malattia, di gestire il paziente con cirrosi epatica fino a verificare il comparire delle complicanze. Importantissimo, deve informare il paziente. E poi deve sempre, come primo motore, favorire l'integrazione con il servizio ospedaliero.
Nel nostro percorso noi abbiamo invitato tutti i specialisti di epatologia della regione Abruzzo e eventualmente il medico di medicina generale, al momento in cui si rende conto che può esserci un problema epatico importante, fa una prescrizione sul ricettario del sistema sanitario nazionale di prima visita epatologica, specificando sempre sull'impegnativa il quesito, almeno quello che sono del sottoscritto. Una volta arrivato allo specialista, tengo presente che noi con questo PDCA abbiamo individuato degli specialisti per ogni ASL abruzzese. Quindi diciamo che noi, oltre a fare questo percorso, abbiamo di fatto con questo percorso costruito anche una rete, per cui il paziente sa sempre dove deve andare, il medico di medicina generale sa sempre dove scriverlo. Fatto questa prima visita patologica, bisognerà confermare o escludere la presenza di una cirrosi epatica, perché hanno ragione gli interlocutori che sono intervenuti prima di me. Bisogna fare una diagnosi il più precoce possibile, secondo poi accertarsi se siamo in presenza di una cirrosi epatica o ancora no, oppure sono altre età. Dopo la prima visita patologica, passa la diagnosi, il malato viene rimandato al medico di medicina generale con la terapia, eventuali consigli terapeutici e alimentari. Lo specialista controlla ogni mese il paziente che gli è stato mandato, che è stato confermato la cirrosi, con il CUP di secondo livello, dove sull'impegnativa è scritto seconda visita epatologica successiva alla prima. E quindi lo prende in carico e mensilmente controlla l'andamento della malattia. È chiaro, come diceva un collega che mi ha preceduto, che noi possiamo solo rallentare l'evoluzione della cirrosi, ma non arrestarla. Quindi è chiaro che in un programma del genere bisogna sempre pensare quando arriveremo a delle complicanze, ci saranno delle complicanze, come saranno gestite. L'idea nostra è gestire il meno possibile da un punto di vista ospedaliero. Diciamo che noi gli accessi per la cirrosi epatica li facciamo ambulatoriali. Dove non li facciamo ambulatoriali? Dove ci sono delle particolari condizioni per cui usiamo il day hospital diagnostico, come ci è concesso dal decreto ministeriale. E quindi per fare degli accertamenti più invasivi nelle persone, diciamo, fragili, oppure in chi ha dei problemi, chiamiamoli anche psicologici, si usa il day hospital, ma fondamentalmente l'accesso è un accesso ambulatoriale. E questo è il primo step. Diciamo che così abbiamo in qualche maniera, sempre con la, chiamiamola con la complicità del medico di famiglia, siamo riusciti a coprire in qualche maniera, a scoprire, a seguire tutti i pazienti potenzialmente che hanno una cirrosi o che possono sviluppare una cirrosi epatica. A questo punto però, se si segue l'evoluzione del tempo, bisognerà pensare anche alle complicanze. Le complicanze alcune sono gestibili, diciamo, domiciliarmente, specialmente se riconosciute, specialmente se il paziente si è recato regolarmente a tutte le visite di controllo. Perché voi sapete meglio di me che una uscita, un conto è quando si incomincia a presentare, è un conto se noi ci troviamo il paziente con 12-15 litri di uscita, che la problematica assume tutto un altro aspetto. Insufficienza renale è un'altra di quelle patologie. A noi, non so la vostra esperienza, noi mi hanno riferito i miei colleghi medici che loro notano precocemente anche in cirrosi, diciamo, quasi misconosciute, la presenza di varici esofagee. E questo è un altro grande fattore di rischio. E quindi il paziente deve essere informato su che è questa complicanza, su cosa da incontro e quali sono le abitudini da seguire. Ma passiamo adesso al paziente in una cirrosi
non diciamo terminale, come una cirrosi con forte complicanze. Lì, indubbiamente, per alcune complicanze è necessario il ricovero ospedaliero. Però poi spesso e volentieri nessuno si è mai chiesto questi pazienti che ormai sono diventati fragili, invalidanti, cosa succede a casa. Guardate, noi ci siamo resi conto che con adeguata assistenza familiare, non sanitaria, tante situazioni possono essere risolte e trattate, diciamo, anche in famiglia. È chiaro che questi avranno bisogno anche per terminare del famoso caregiver. E questo caregiver, se ben informato e se ben istruito, può avere, tutto sommato, delle indicazioni per cui da solo riesce a capire se è una situazione che può risolvere in qualche maniera, tipo pisteri o altre situazioni, oppure se lo deve rinviare in ospedale o dallo specialista. Io sono dell'idea che la cirrosi è una malattia, chiamiamola, sociale, e deve diventare una patologia trattata sul territorio, almeno fin quando è possibile trattata sul territorio, poi quando non sarà possibile è chiaro che deve subentrare l'ospedale, ma purtroppo c'è un utilizzo della sanità pubblica dal punto di vista di ricovero che diciamo, favorisce sempre l'osservazione ospedaliera per alcuni giorni dove magari non è nemmeno tanto necessaria, dove basterebbero delle prestazioni ambulatoriali per andare a fare. Tant'è che noi con il PNRR abbiamo individuato le case della salute, siccome erano poche, abbiamo individuato a fianco delle case della salute gli ambulatori territoriali, questi non a carico dei fondi PNRR, ma a carico delle ASL, in maniera da avere una copertura del territorio. Io credo che la cirrosi epatica, come tante patologie, ha bisogno di un lavoro di kit, però noi ci siamo focalizzati su una collaborazione intensiva del medico di medicina generale. Certo, la risposta è poi individuale, perché c'è chi se ne occupa di meno e chi se ne occupa di più, chi vuole, diciamo, scaricare le responsabilità o anche la gestione sul medico, sullo specialista ospedaliero, chi invece da solo riesce in qualche maniera a gestire la situazione. Noi siamo convinti che con questo PDTA, che è anche una rete che abbiamo fatto, se c'è la collaborazione di chi è il primo interlocutore, riusciamo ad indirizzare tutti i pazienti in maniera precoce, sia dallo specialista e sia dal medico di medicina generale. Essendo una malattia cronica, io credo che la tempestività dell'intervento è quello che fa la differenza. Per cui noi abbiamo fatto anche, diciamo, degli opuscoli informativi al medico in medicina generale, con i quali lui mette sotto controllo alcune situazioni. Il problema è questo: se il paziente che ha una cirrosi latente, oppure che ha un'epatopatia cronica, oppure una malattia autoimmune che vuole risolvere in cirrosi, non è facile che vada da solo al medico in medicina generale. Allora, se noi gli abbiamo raccomandato che un'attenta anamnesi con i fattori di rischio, sia abitudini, sia alimentari e sia di patologie, possono indurre il medico di medicina generale a richiamare lui stesso l'eventuale potenziale paziente affetto da cirrosi epatica per intervenire, casomai l'evoluzione fosse quella, in maniera rapida e a rallentare il più possibile la malattia, perché lo scopo di tutto quello che facciamo noi in realtà è rallentare la malattia e soprattutto, da un punto di vista concettuale meno brutto, noi tendiamo a non delocalizzare il paziente, ma farlo mantenere a casa nelle sue abitudini e cercare di farlo essere il più compliante possibile per evitare questi viaggi in ospedale che poi alla fine diventano una routine, ma che nulla risolvono se non in caso di complicanze estremamente gravi o di complicanze che hanno bisogno di interventi diagnostici o terapeutici che sono fortemente debilitanti oppure invalidanti per chi li deve subire. Ecco, diciamo, noi in Abruzzo stiamo tentando di spostare quanto più possibile il discorso sul territorio per non sovraccaricare lo specialista, per non sovraccaricare anche da un punto di vista economico la struttura ospedaliera e per coinvolgere il più possibile il medico di medicina generale
intorno al quale gira tutto il PDPA che noi abbiamo prodotto. Grazie. Grazie, gentilissimo, per il suo intervento e quindi io darei la parola a Ignazio Grattagliano, che è collegato. Chiedo se può attivare il video. Benvenuto. Sì, grazie dell'invito. Questo è un incontro di grande importanza da un punto di vista di confronto. Ci siamo parlati diverse volte con i colleghi specialisti, io qui rappresento la medicina generale come società scientifica, come SIMGE. Ci siamo, dicevo, parlati diverse volte con i colleghi specialisti in più occasioni, di recente con Stefano Brillanti a Roma, sul tema della cirrosi e della gestione della cirrosi. Devo far notare una serie di punti che ho evidenziato durante gli interventi precedenti. Innanzitutto, il compito delle società scientifiche e della SIMG che io rappresento è un compito prevalentemente di tipo formativo e di aggiornamento dei colleghi. Da questo punto di vista ci siamo preoccupati già da diversi anni di produrre dei documenti di facile consultazione insieme all'AISF sulle patologie epatiche e una di queste uno di questi documenti riguardava proprio la cirrosi, che fra l'altro è l'unico documento ufficiale di società scientifiche presenti in Italia e che è stato utilizzato da alcune regioni, sicuramente dalla regione Piemonte, non so se dalla regione Abruzzo, per la produzione di PDTA. Ripeto, un documento di semplice e diretta consultazione, quindi abbastanza semplice. Detto questo, l'osservazione di fondo è che non si può compartimentalizzare il problema cirrosi e differenziarlo dalle epatopatie croniche. La storia naturale della malattia ci insegna che esiste un passaggio, un continuum di evoluzione della malattia che attraversa diverse fasi e che a un certo punto permette una diagnosi definitiva di cirrosi epatica. Ma l'attenzione del medico, sia del medico curante che dello specialista, deve essere di pari importanza sia quando ci si trova di fronte ad una malattia cronica di fegato importante, un'epatopatia cronica, sia quando ci si trova di fronte a quella che è diventata poi una cirrosi compensata. Diverso è il quadro poi delle forme complicate, scompensate, che richiedono, data la complessità della situazione, un intervento organizzativo e anche formativo prima che organizzativo da parte di tutti gli attori che girano intorno al paziente con una cirrosi scompensata e complicata. I familiari, il caregiver, il paziente stesso laddove possibile, il medico di medicina generale, l'infermiere, gli specialisti, cioè sono tutti coinvolti da questo punto di vista. E da questo punto di vista devono, nel prossimo futuro, e da questo punto di vista siamo avvantaggiati in quanto le generazioni dei medici, soprattutto dei medici di famiglia, sono in ricambio generazionale nei prossimi 2-3 anni per oltre il 60-65% in quasi tutte le regioni italiane. Quindi c'è possibilità di riconfrontarsi e di aggiornarsi a vicenda, ma i meeting di aggiornamento devono essere dei meeting di aggiornamento condivisi nei quali si affronti insieme le varie criticità organizzative e gestionali dei vari problemi e in questo caso del problema di gestione del paziente con cirrosi epatica. Ovviamente benvengano tutte quelle semplificazioni che sono limitative da un punto di vista sia di prescrizione farmacologica che di esecuzione di determinati provvedimenti terapeutici. Mi riferisco per esempio all'albumina, mi riferisco alla somministrazione di alcuni farmaci per le encefalopatie epatiche,
non solo sotto forma di cristalli, ma anche sotto forma di farmaci per ossa, la rifaximina ad alto dosaggio, per esempio. Siamo noi in medicina generale completamente bloccati da questo punto di vista, non possiamo prescrivere né la rifaximina ad alto dosaggio né l'albumina e in alcuni casi neanche il lattulosio per clistere. E quindi ci dobbiamo per forza rivolgere al collega specialista per avere la possibilità di prescrivere e di somministrare poi i farmaci a questi pazienti. Ma i problemi sono diversi perché, come accennava qualcuno prima, c'è bisogno di formare gli infermieri del territorio che devono essere attivi in stretta collaborazione con il medico curante. L'infermiere di territorio che gira per le case dei pazienti è un infermiere che è formato diversamente dall'infermiere ospedaliero, perché deve dedicarsi principalmente alla cura di piaghe da decubito, a cambi di catetere, a somministrazioni di farmaci che possono essere somministrati a livello domiciliare. Deve avere una certa sensibilità perché entra nelle case dei pazienti, entra nelle famiglie e non tutte le famiglie sono da questo punto di vista ugualmente accoglienti e ugualmente disponibili a far operare a casa nella migliore maniera possibile un infermiere e perché no anche il medico. C'è bisogno di strumentazione, si parla di territorio, si parla di PNRR e di DMX 71 ora 77, ma c'è bisogno di strumentazione. È vero, è verissimo che noi dovremmo prescrivere le ecografie, dovremmo prescrivere le endoscopie, dovremmo prescrivere altri sistemi di monitoraggio del paziente sul territorio utilizzando quello che è a disposizione attualmente dei distretti e in futuro chissà delle case di comunità. Ma qui c'è da comprare strumenti che fra l'altro sono costosi in quantità considerevole su tutto il territorio nazionale. C'è bisogno di personale addestrato sia di tipo medico che di tipo infermieristico, ma anche di tipo amministrativo. C'è bisogno di segretari che aprino e chiudano le agende, facciano le prenotazioni, richiamino i pazienti, confermino il giorno prima dell'esecuzione dell'esame che il paziente realmente quel giorno andrà, perché tanti pazienti poi, e soprattutto questi cirrotici, possono avere avuto delle complicanze, si possono essere ricoverati, non sono disponibili, non c'è il familiare disponibile ad accompagnarlo, non hanno avvisato il centro, si perde l'opportunità di far scalare la lista di prenotazioni. Insomma, capite bene che ci sono tutta una serie di problemi e questi vanno affrontati tutti insieme, anche su tavoli di confronto con gli amministratori pubblici. Per non parlare poi di difficoltà che abbiamo, e qui condivido tutto quanto quello che si sta facendo a livello siciliano per avvicinare gli estremi della medicina del territorio con la medicina specialistica, le reti cosiddette. Ma le reti funzionano laddove c'è la possibilità di farle funzionare. E nel campo delle malattie epatiche abbiamo ancora delle difficoltà, per esempio noi non sappiamo come registrare il problema steatosi epatica metabolica nelle nostre cartelle, perché non esiste un codice ICD-9 identificativo della malattia, per cui molto spesso questi pazienti restano registrati come epatopatie croniche non specificate, come rialzo di enzimi epatici non meglio inquadrati. Molto spesso lo specialista, anzi praticamente sempre in questi casi, non avendo a disposizione l'ICD-9, fa la consulenza specialistica e rimanda al medico curante il paziente con la diagnosi di epatopatia cronica metabolica, poi vedrà tu come la devi registrare. E allora quando io devo fare medicina di iniziativa, che i nostri software adesso incominciano realmente a permetterci di fare, devo avere delle possibilità di estrarre dei dati che siano dei dati certi dalla mia cartella. Non posso permettermi ancora oggi nel 2022 di estrarre dati che facciano confusione, che non inquadrino bene il paziente. Quindi ecco,
capite bene che c'è anche da questo punto di vista necessità di aggiornarsi, ma aggiornarsi anche col Ministero che permetta una possibilità di inserire delle nuove identificazioni per questo tipo di pazienti. Ovviamente si diceva che il paziente epatopatico cronico, una volta eradicata l'infezione virale, non è sempre guarito dalla malattia, è guarito dall'infezione, è eliminato l'infezione, ma la malattia può andare avanti. Compito nostro è sicuramente quello di continuare a seguire il paziente, monitorarlo e capire se è un paziente che è a rischio di evoluzione. Questo paziente a rischio di evoluzione è quello che va condiviso con lo specialista, viene condivisa la cura, viene condiviso il monitoraggio con lo specialista. Il paziente che invece aveva una forma lieve di malattia epatica, una volta eradicata l'infezione virale, quello può essere un paziente non dimenticato, ma un paziente che viene gestito prevalentemente dal medico curante. Non dimentichiamoci poi che ci sono i pazienti trapiantati di fegato. I pazienti trapiantati di fegato sono pazienti complessi, sono pazienti che vanno attenzionati da diversi punti di vista, non per ultimo quello della vaccinazione. La vaccinazione nei confronti di Covid, influenza, pneumococco e quant'altro va tenuta presente in questi soggetti. Questi sono pazienti che sono fortemente immunodepressi, per motivi farmacologici ovviamente, e sono sempre più numerosi perché grazie alle terapie la sopravvivenza a lungo termine sta aumentando in queste persone e quindi anche questi sono pazienti ex cirrotici, diciamo, ma che rientrano nella sfera di attenzione che bisogna avere da parte del, non solo del medico curante, lo specialista, ma alla fine dei conti anche delle istituzioni per tutelarli al meglio. E qui sposo quanto il rappresentante di EPAC ha sollevato prima tra i vari problemi. C'è bisogno per tanti versi anche di corsie preferenziali nell'assistenza a questo tipo di pazienti. Cioè, quindi, come capite bene, c'è tanto da discutere e da confrontarsi. Io ho messo nel calderone tutta una serie di punti, sono disponibile comunque a continuare la discussione laddove è necessario. Grazie. Grazie, in effetti ha messo tanta carne al fuoco. Io chiederei adesso a Ernesto Clar se può attivare il video. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Il mio punto di osservazione è quello di una regione in cui la cirrosi epatica è stata e rimane una delle principali cause di disabilità e mortalità. Nel 2021 abbiamo pubblicato uno studio analizzando le schede di dimissioni ospedaliere che ci ha dato uno spaccato, una fotografia della situazione attuale. In Campania abbiamo 21.400 pazienti censiti dal reparto di degenza, quindi con la diagnosi certa di cirrosi epatica, e capirete quindi che quelli che è necessario intercettare sul territorio misconosciuti saranno almeno il triplo e il quadruplo. Motivo per il quale bisogna mettere in atto dei sistemi, mi è piaciuto molto la definizione di percorso operativo, di percorso proattivo, per intercettare precocemente questi pazienti e fare in modo che non affollino le corsie degli ospedali e di pronto soccorso quando è possibile. Tutto questo, voglio dire, in questo studio sempre abbiamo pubblicato che grava fortemente sulle casse regionali. Spendiamo ogni anno 73 milioni di euro per gestire i pazienti ospedalizzati in Campania con cirrosi epatica. Un altro elemento, e volevo aggiungere che il costo medio annuo è venuto fuori che varia in modo significativo se la cirrosi è in una fase di compenso, 3.200 euro, in una fase di scompenso 4.000 euro o in un primo episodio di scompenso. In questo caso e nell'anno successivo i costi lievitano in modo drammatico fino a toccare i 14.000 euro. Come dire, è importante, voglio dire, per fare una corretta programmazione
giocare d'anticipo. Sempre da questo studio viene fuori che solamente il 35% dei pazienti ospedalizzati cirrotici avevano come causa della malattia, come principale eziologia, la causa virale. Che cosa vuol dire? Abbiamo oggi il 65% dei pazienti da attenzionare per anticipare il percorso, che probabilmente hanno altre cause, la malattia metabolica, alcol, da attenzionare, soprattutto in una popolazione, un target di popolazione particolarmente giovane. Quindi il PDTA sarà, voglio dire, e dovrà essere uno strumento per intercettare precocemente il paziente, per gestirlo nel modo più efficace con gli strumenti condivisi, come già ha fatto la Regione Sicilia sul territorio, e questo per migliorare l'aderenza alle terapie. Il 70% dei pazienti ospedalizzati avevano una comorbidità, il 40% dei pazienti ospedalizzati avevano più di due comorbidità, e sappiamo che l'aderenza alle terapie nei pazienti, insomma qualsiasi sia l'eziologia della patologia, non è sempre molto molto scarsa. A maggior ragione un paziente complesso come un paziente cirrotico. Quindi bisogna, e grazie al PDTA insomma potremo farlo, migliorare l'assistenza domiciliare, dare degli strumenti ai caregiver, ma il PDTA deve essere interpretato non solamente come uno strumento di gestione clinica, un po' come sta facendo la Regione Sicilia. Il PDTA servirà come sistema di monitoraggio e pianificazione, e il PDTA dovrà anche organizzare e governare la rete di ricovero. E questo è quello che immaginiamo possa essere la nuova sanità territoriale, in una regione dove sono previste 172 case di comunità, solamente 24 nel territorio dell'ASL Napoli 1, e 48, una regione in cui sono previsti 48 ospedali della comunità. Quindi insomma non ritengo, e mi piacerebbe confrontarmi con voi sull'argomento, che senza PDTA il governo di una malattia complessa come la cirrosi epatica non potrà avere possibilità. Grazie. Grazie a lei, e quindi adesso passiamo in Veneto con Mirko Claus. Salve, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Buongiorno. Grazie per l'invito. Il mio punto di vista è, diciamo, istituzionale. Porto quindi il punto di osservazione della Regione del Veneto e dell'impegno che come Regione a livello territoriale stiamo promuovendo per tradurre in pratica ciò di cui abbiamo bisogno, ciò di cui parliamo probabilmente da troppo tempo e di cui abbiamo la necessità di tradurre in strategie operative in un contesto come quello della cirrosi epatica, che per la complessità della presa in carico, che sia tardiva o che sia precoce, mette allo stesso tavolo pazienti, specialisti, infermieri, una serie di professionisti che hanno necessità di condividere delle basi informative comune, dei luoghi comuni per costruire effettivamente quelle reti, non solo sulla carta, non solo in gazzetta ufficiale, non solo nei bollettini ufficiali della regione, ma delle comunità di pratica, di condivisione, di linee guida, per garantire la migliore assistenza possibile al paziente. Se posso, condividerei alcune slide. Certo. Per guidarmi. Ok. Perfetto, vedete? Sì, perfettamente. Ottimo. I dati li conoscete, e solo per focalizzare alcuni aspetti relativi al dimensionamento, ovvero prima venivano riportati alcuni dati relativi ai ricoveri ospedalieri, alle procedure, alla presa in carico. Noi abbiamo dei punti di osservazione che per il territorio costituiscono, diciamo, gli elementi per definire quella che è una sanità d'iniziativa.
Il dato che noi presentiamo in questo momento è il dato sull'esenzione, ovvero un dato molto sottodimensionato. Abbiamo circa 9.000 esenzioni, ma sappiamo che in realtà i ricoveri ospedalieri, probabilmente ripetuti, sono più di 12-13.000 all'anno. E questi sono i pazienti invece che direttamente troviamo sul territorio, ovvero quella fetta di pazienti per cui la complessità richiede i progetti di cure domiciliari, di assistenza domiciliare integrata. Abbiamo circa 500 pazienti ogni anno che come diagnosi prevalente hanno quella della cirrosi. Quindi abbiamo un problema sia relativamente alla diagnosi, alla corretta identificazione, dall'altra parte che quella corretta identificazione, prima lo richiamava bene il rappresentante dei pazienti, il dottor Conforti, rappresenta un problema nella gestione complessiva del paziente con patologia epatica. Per fare questo pensiamo che come istituzione sia indispensabile, al di là di enunciare dei propositi, di dare anche forma, e questo rappresenta a nostro avviso il primo passo per poi dare anche il commitment alle organizzazioni, sia dei professionisti che dare un segnale rispetto alle comunità, ovvero costituire a tutti gli effetti una rete patologica veneta. Era uno spunto che era emerso anche nei confronti precedenti, quindi è stata formalizzata alla fine 2021 con un atto di giunta la rete patologica Veneto e un centro regionale per lo sviluppo della ricerca traslazionale. Quindi questo è il primo passo in qualche modo per istituzionalizzare una presa in carico dal punto di vista formale sul territorio del Veneto, che quindi vada a garantire quegli standard sia in acuto che in cronico in un contesto formalizzato. Perché che cosa ci aspetta? I problemi, sentivo, riguardavano aspetti di accessibilità, la ricettazione ripetuta da parte del medico di medicina generale l'abbiamo in qualche modo superata de facto grazie abbiamo fatto tesoro dell'esperienza della pandemia con la ricettazione tramite l'NRE. L'altra problematica riguarda chiaramente la prenotazione, quindi il concetto di presa in carico, che come Regione abbiamo sottolineato è un obiettivo della struttura che eroga il servizio. Quindi in qualche modo il paziente non dovrebbe preoccuparsi delle prenotazioni delle visite successive, ma questo è tuttora un problema. Quindi una concezione di CUP legata al percorso in un contesto che, dicevo, il DM77 pubblicato l'altro ieri, su cui il DM77 ci offre chiaramente grandi opportunità per fare ordine. Non penso che sia particolarmente innovativo in termini di contenuti, ma lo spunto che ci offre è quello di sistematizzare e di dare luoghi, forme, tassonomie condivise a professionisti, a pazienti, a strutture. Quindi questo penso sia il valore aggiunto che riesce a dare in un contesto dove la spinta regionale è molto forte. Quindi è in questo contesto che soprattutto per la patologia epatica possiamo trovare grandi opportunità, anche soprattutto da alcune strutture, le case della comunità, le centrali operative territoriali, ma in particolare da parte delle tecnologie abilitanti che in qualche modo forniscono l'impalcatura su cui le regioni, Agenas e tutto il sistema è impegnato, e mi riferisco in particolare alla forte spinta che dovrà dare il fascicolo sanitario elettronico e all'opportunità della telemedicina. Sappiamo che è prevista una piattaforma nazionale abilitante per la telemedicina con dei verticali per alcuni casi d'uso, in particolare penso in questa situazione specifica alla utilità del teleconsulto o della televisita per favorire il rapporto tra reti, quindi tra centri hub, centri spoke, medico di medicina generale, casa della comunità, e che sia in grado anche di fornire delle risposte all'utente, alla persona, al paziente con bisogni complessi, grazie anche all'intervento molto capillare previsto dal DM77 degli investimenti del PNRR, delle centrali operative territoriali, che hanno questo ruolo non ancora perfettamente definito che le regioni dovranno declinare, ma che sono in grado, per la capillarità stessa, di dare delle risposte puntuali, avvalendosi anche di strumenti di telemonitoraggio ai pazienti che per forza non dovranno chiamare lo specialista che magari sta facendo il giro
il giro visite in corsia, ma potrà fare da filtro e allo stesso tempo offrire una risposta qualificata a un bisogno espresso. Ecco, in questo contesto non dobbiamo dimenticarci che un altro elemento fondamentale della qualificazione dell'offerta territoriale, oltre all'identificazione di queste strutture flagship, bandiera, case della comunità, abbiamo un rafforzamento importante che arriva parallelamente all'approvazione del DM77, che è l'accreditamento delle organizzazioni di cure domiciliari. E questo è un altro elemento importante per aumentare la qualità. Come Regione Veneto abbiamo già un buon livello di copertura dei pazienti over 65 per raggiungere il target del PNRR, ma pensiamo che l'accreditamento, al pari delle altre strutture sanitarie che hanno intrapreso questo percorso nel corso degli anni, fino adesso non era previsto per le cure domiciliari, ma questo costituisce un elemento importante per definire alcuni standard minimi sotto i quali non possiamo derogare. E ecco quindi quella che definisco un po', è definita un po' come l'iniziativa bandiera, no, del DM77, quale luogo fisico su cui le regioni sono impegnate nella declinazione, per far sì che però si riempia anche di contenuti. E tre sono gli elementi essenziali che penso siano utili nel contesto della presa in carico di un paziente cirrotico, ovvero la possibilità effettivamente di dotare la medicina del territorio, la medicina generale, nel contesto delle case della comunità, di servizi diagnostici. Prima venivano citati la possibilità di avere diagnostica di primo barra secondo livello specifica per la patologia. Penso che in questo contesto avere uno specialista che offra un fibroscan nel contesto della casa della comunità non sia un'ipotesi peregrina e anzi sia utile da pensare, per avvicinare in termini di prossimità non soltanto verso il paziente ma anche verso la comunità di professionisti del territorio, quindi per portare la competenza dei centri hub, dei centri a valenza regionale anche nel territorio stesso. L'altro aspetto è quello relativo al sistema di integrazione al CUP aziendale, quindi forse la realtà è già andata oltre, nel senso che non penso che sia la casa della comunità l'accesso, ma perché ormai le reti virtuali permettono a qualsiasi cittadino potenzialmente dal proprio telefonino, dal proprio smartphone, dal proprio computer di effettuare prenotazioni di qualsiasi tipologia di prestazione. C'è un aspetto organizzativo che invece chiama in causa le organizzazioni sanitarie stesse, con la definizione di agende, di slot, di definizione di percorsi, di presa in carico, che è tutto l'aspetto di back office del servizio di offerta che il CUP come punto d'ingresso deve gestire. Quindi in sintesi ho cercato un attimo di ritagliare i punti su cui le organizzazioni e le istituzioni sono chiamate in causa in relazione a una presa in carico di un paziente complesso, e sicuramente il primo aspetto riguarda non solo il rafforzamento, in alcuni contesti abbiamo la creazione delle reti di assistenza territoriale con un occhio alle cure domiciliari. Prima abbiamo visto che già ora abbiamo professionisti, infermieri formati a prendere in carico pazienti cirrotici che hanno bisogno di accessi ripetuti presso gli ambulatori o presso i nostri ospedali, e che quindi ai quali possiamo offrire strumenti ulteriori, sia di teleconsulto con gli specialisti, ma anche di aiuto nella presa in carico del paziente. L'altro aspetto riguarda l'accessibilità della campagna di screening HCV, quindi un percorso che in qualche modo dovrebbe tendere nel medio e lungo periodo a diminuire per la parte pur limitata delle cirrosi ad eziologia virale, e questo è un aspetto su cui Regione Veneto, grazie anche ai finanziamenti ministeriali, ha investito. Infatti dal 16 maggio scorso è partita a pieno ritmo la campagna per l'offerta alla popolazione dello screening HCV. Gli altri tre elementi invece riguardano il percorso che sostanzia la definizione della rete patologica veneta, ovvero utilizzare quelle tecnologie abilitanti che permettono la circolarità delle informazioni, e qui un richiamo è forte rispetto ai professionisti: il dato non è del professionista della struttura ma è del paziente, quindi è mandatorio, non è più derogabile, alimentare e mettere a disposizione prima di tutto all'utente, al paziente e poi a tutti i professionisti che hanno in carico i dati sia di assistenza che di presa in carico dell'assistito, e sfruttare altre tecnologie abilitanti su cui c'è questo grande sforzo
promosso e reso disponibile anche grazie ai fondi del PNRR, in particolare alle possibilità di interscambio formalizzato, che sono quelle del teleconsulto e della televisita, in un'ottica sistemica, quindi non per patologia o per singolo caso specifico, ma che qualsiasi paziente, sappiamo quanto sia pesante il carico di multimorbidità, anche in un contesto dove le centrali operative territoriali e le case della comunità costituiscono dei nodi che non sono più su singola iniziativa del direttore generale dell'azienda, ma sono sistemici, quindi nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale sono garantiti da Bolzano a Canicattì. L'altro elemento importante che è stato sollecitato e sollevato è quello dei PDTA, quei DTA che sono un po' le nostre autostrade, non sono nella visione, penso del 2022, non possono essere gli elementi vincolanti per il singolo paziente, per la singola patologia, ma costituiscono quei riferimenti per assicurare la qualità delle cure, quindi costituiscono quei pilastri su cui imperniare sia una sanità di iniziativa, ma anche una sanità proattiva di presa in carico, che riescano a coniugare, ad offrire al momento giusto, al paziente giusto, nello stadio corretto, e queste le potenzialità delle tecnologie, dall'intelligenza artificiale agli algoritmi di machine learning, ci permette di garantire a questa mole di pazienti con una complessità sempre maggiore. Io ho terminato, spero di aver offerto qualche spunto di sistema rispetto a quello che come Regione stiamo offrendo e stiamo cercando di garantire. Grazie. E siamo noi che la ringraziamo per questa panoramica che ci ha dato, e io darei la parola a Massimiliano Conforti per vedere un po' se possiamo iniziare a sentire la sua opinione su quello che ha sentito in questo momento. Senti, ritorniamo ai pazienti. Sì, infatti ho seguito la relazione del dottor Claus. Ma poi devo dire che come EPAC, cioè Ivan Gardini partecipa al tavolo di lavoro dell'HCQE da anni, che noi ci interfacciamo con la Regione, abbiamo ottimi rapporti e stanno lavorando in un certo modo. Noi abbiamo dato piena collaborazione anche per quanto riguarda questo screening HCV. Loro si erano mossi per tempo da qualche anno, perché c'era un'ottima cabina di regia, quindi si sono trovati, diciamo, rispetto ad altre regioni, già con tanto lavoro fatto, cioè soprattutto su chi fa cosa, e quello è il primo, diciamo, argomento, la prima questione. E infatti sono partiti anche con la comunicazione, loro sono pronti, sono partiti, man mano fanno la loro attività. E ho visto l'organizzazione di rete, va bene, va benissimo. Ci vorrebbe, quando diceva Grattagliano, per quanto riguarda il PDTA in Piemonte purtroppo non abbiamo un PDTA. Meno male che la SIMG insieme a AISPA ha fatto queste linee guida da poter mettere a disposizione. Sia dei pazienti, perché anche noi Conforti, il Piemonte, il Verbania Cuso Osso ha fatto il primo PDTA in Italia, non è regionale ma c'è al VCO. Infatti no, noi abbiamo degli assessorato, oppure di chi si occupa, dei dirigenti, che hanno detto PDTA noi non ce l'abbiamo, è stato demandato dei percorsi a ogni ASL, e poi ci sia quel percorso della VCO che è uno dei primi, va bene. Però siamo sempre lì a fare 2000 percorsi, uno diverso dall'altro. E questa è la verità. Però la maggior parte delle regioni, compreso il Piemonte, PDTA non ne ha. E quindi se non c'è un confronto, non si parte da un confronto regionale, che poi se la sanità è regionale, la regione il suo endorsement lo deve mettere. Se non ha dipendenti, deve trovare i dipendenti. Noi siamo a disposizione, i medici sono a disposizione, ma se non c'è il confronto, come penso per arrivare a un piano del genere, il dottor Claus ce lo può dire, si saranno confrontati per almeno 2-3 anni su queste cose. Questo è un lavoro che viene da un background forte, perché sull'epatite C vi assicuro che per arrivare a essere pronti a questo screening, loro già avevano lavorato da 2-3 anni, noi l'abbiamo vissuto il lavoro che è stato fatto per l'HCV,
Quindi se non c'è un endorsement regionale, ci troviamo che ogni ASL fa il proprio percorso. Sicuramente ci deve essere un percorso, che vogliamo chiamare percorso diagnostico terapia PDTA, non PDTA, ma regionale almeno regionale, meno regionale, con delle indicazioni ben specifiche. Poi sulla realtà territoriale va costruita, e l'esempio migliore è quello della Sicilia, dove mettendo tutto in rete, tutte le competenze, anche in una ASL dove praticamente non c'è tutto, perché non mi potete dire che a BCO c'è il centro trapianto. Il centro trapianto è uno in Piemonte, quindi per forza deve essere in collegamento con Torino, e quindi per forza ci deve essere un percorso che viene calato dall'alto e viene detto chi fa cosa fare, il paziente dove deve andare e via discorrendo. Poi nelle varie realtà viene calato, perché ci sono realtà metropolitane dove trovi tutto e realtà come BCO che trovi di meno, e quindi la gestione viene un po' più difficile. ASL dove parliamo di cirrosi e epatocarcinoma, ma non ci sono ospedali dove, se non vai in una città metropolitana o in una realtà universitaria dove sta Brillanti, non hai tutte le opzioni per l'epatocarcinoma. Non hai l'opzione, la radiofrequenza, che è embolizzazione, la radioembolizzazione, la resezione, il trapianto, cioè non ce l'hai, è normale. Però ci sono alcune realtà dove non ce n'è neanche una addirittura, però il paziente viene gestito, cioè con cirrosi, e quando trovi l'epatocarcinoma che fai? Se non sei in rete con un collega che fa parte della struttura dove può essere trattato, gli dai il NEC, meglio che non faccio come si fa, gli dai dei farmaci, che poi può darsi che quel potrebbe avere una aspettativa di più lungo, quindi collaborare per questo è il senso. In Italia noi dall'indagine nostra abbiamo visto che comunque i DTA ce ne sono pochi. Andrebbe fatto qualcosa in più, perché lo vediamo da tutte le lezioni che sono state fatte, l'impegno è massimo, però va portata questo organo non ha la giusta attenzione, questa è la verità. Pure sullo screening, ma parliamoci chiaro, in una, lo dico fuori dai denti, in una nazione civile dove noi ci riteniamo la quinta potenza al mondo, dove abbiamo una terapia da 7-8 anni che è stata la rivoluzione nel campo della medicina e che risolve un'infezione e che può bloccare un'infezione prima che tu vai in una fascia di rischio, che poi sei sempre a rischio e quindi costi per la sanità, da F3 in su, perché secondo le linee guida tu devi fare il follow-up per l'HCC, siamo ancora dopo 2-3 anni a cercare di fare uno screening, dove lì si è vista la criticità, perché molte regioni, al di là del COVID, ma che COVID? Al di là del COVID si è vista la criticità che molte regioni ancora devono partire per fare uno screening. In un paese civile il Ministero della Salute e le regioni si mettevano d'accordo e sto testo mettevano a disposizione dei medici base, dava un'indicazione alla medicina di base, dava un'indicazione a chi di dovere, e si partiva in delle fasce d'età dove praticamente trovavamo sicuramente molta più HCV dai 50 anni in su, e si dava l'occasione di curare queste persone, si dava indicazione medici base per nei loro elenchi di vedere questi ancora portatori di HCV con perché molto spesso ci troviamo ancora gente che c'è l'epatite C e lo usa da anni e non va dalla struttura, che andavano in struttura a curarsi, quindi si davano delle indicazioni ben precise, e l'epatite C si eliminava ben prima del 2030, perché l'obiettivo dell'OMS, io lo dico sempre, noi ci mettiamo quel 2030 perché forse come italiani, o come, vabbè c'è il 2030 nel mondo, 2030 vuol dire in Angola, no? Qua siamo in Italia. E le terapie negli ultimi 2 anni, Brillanti, quante se ne sono fatte? Non mi ricordo, perché vediamo tutte
talmente che se ne fanno poche, non me le ricordo. Cioè ormai si sono da 50.000 l'anno, siamo passati a 10, 20, 15.000, una cosa del genere. Quindi la disponibilità da parte dei centri, perché ci sono quasi 360 centri abilitati, reparti abilitati, c'è un potenziale per eliminare questa malattia, evitare che la gente vada, evolva verso la cirrosi e quindi avere altri costi, che si può fare tutto, non si fa, si sono stanziati i soldi, ben venga, si stanno facendo le cose, ben venga, ma siamo in ritardo, questa è la verità. È in un paese civile bastava dire sto test lo dovete fare tutti, perché questa è la prima terapia che praticamente sconfigge una malattia, l'elimina. Altre patologie fanno, cioè facciamo lo screening della mammella da una vita, e del colon retto, della prostata, cioè dell'epatite C, che si può curare? No. Io mi sono fatto sempre l'idea, purtroppo è nata come il fegato è figlio di un don minore, l'epatite C non ne parliamo proprio, perché quando si parla di cirrosi, voi dovete andare a parlare, bisogna andare a parlare con la gente in mezzo alla strada. Non c'è informazione, la gente ha visto sempre l'epatite C come una malattia infettiva legata al malcostume, droga e prostituzione. Il lacerosi epatica è stata legata alla prostituzione esclusiva di alcol e non di un persona dipendente. Queste informazioni anche le istituzioni, non parlo dei medici, quelli, ma politici, che devono decidere, molto probabilmente a quello, perché va inculcata anche in queste persone che decidono. Purtroppo non decidiamo noi, decidono i medici, cioè decide le istituzioni, i politici. Questa è la verità, questo è il mio pensiero. Non so voi, dottor Brillante, che ne pensa lei? Se sono stato coinvolto direttamente, se posso rispondere, quello che dice Conforti è sostanzialmente... Allora, da un lato si parla spesso, cioè questo DM77, il PNRR, ha posto l'attenzione a livelli alti, a livelli politici, a livelli organizzativi, dell'utilità della presa in cura e della presa in carico dei pazienti sul territorio, e quindi attenzione al piano nazionale cronicità. E quindi la cirrosi è rispuntata dopo anni che grosso modo non è che fosse poi così, l'epatite C anni fa, ma il concetto di cirrosi è un concetto che era un po' passato in seconda linea, diciamo, a livello di interesse politico. Adesso con la medicina del territorio, le organizzazioni, abbiamo sentito prima il piano della regione Veneto, in Toscana abbiamo messo a punto un percorso operativo che porta ad un PDTA regionale di sorveglianza, quindi di diagnosi precoce, e che definisce le competenze, perché è vero che le reti sono fondamentali, se no non si può, il paziente in qualunque nodo della rete entra, deve poi sapere che non viene gestito in maniera autarchica dal singolo centro che lo vede, perché questo è il punto. Però questo non basta mettere in rete, bisogna mettere in rete anche le menti e gli animi degli operatori. Mi sembra che il PNR investa molto sulle infrastrutture e investa poco sul personale umano. E questo è un grosso problema, perché se io vengo coinvolto in un'operazione, in una condivisione, devo essere formato, diceva giustamente Grattagliano prima, però Grattagliano insieme a Conforti tirano fuori giustamente degli ostacoli quotidiani legati al potere o non poter prescrivere la rifaximina, del medico di base, potere o non poter prescrivere il lattulosio in clistere, per fare un clistere medicato. Allora, noi possiamo anche disegnare il più bel DM77 con tutte le appendici per tutte le cronicità. Possiamo incassare dalla Europa, dopo poi
sono molto curioso di, vedo Paolo Angeli in collegamento, che direi il massimo esperto di cirrosi a livello nazionale ed è dentro ai board anche internazionali, quindi sentire anche il suo parere anche per quello che succede all'estero. Il discorso è un po' questo. Il rischio, Conforti, è questo, che si facciano dei bei progetti e che poi fra 3 o 4 anni la ricaduta reale sul singolo paziente trovi ancora la difficoltà del medico di base a far questo, dello specialista a far questo o dell'infermiere del territorio e dei caregiver che non sanno ancora cosa è la cirrosi. Allora, benvenga un PDTA regionale, perché il PDTA regionale è fondamentale non solo per definire cosa fare, ma chi le fa e come le fa, cioè chi le deve fare e come le deve fare. Il che sdogana e mette spalle al muro alcune reticenze locali. No, io sono un infermiere, non posso far questo. Io, ma chi mi tutela? Chi me lo fa? Ma se poi succede quest'altro? Quando c'è una linea guida, chiamiamolo così, perché poi PDTA è un protocollo operativo, è una raccomandazione regionale, chiamiamolo come vuoi. Poi ovviamente va declinato nelle varie ausl della regione, ma perlomeno ti dà un backbone, un percorso di riferimento in cui si dice il medico di medicina generale cosa deve fare, l'infermiere cosa deve fare, la casa di comunità cosa deve fare, i COT cosa devono fare, gli specialisti cosa devono fare e l'importanza del teleconsulto. Io non sono un grande amante della televisita. Io prima ho sentito Mirko Clausita, a me la televisita è un qualcosa che onestamente non mi piace. Non mi piace perché la visita, secondo me, la visita è un qualcosa di un incontro fra due persone in presenza. Mentre il teleconsulto sì, il teleconsulto è molto importante, secondo me, non solo il teleconsulto, ma anche la telecooperazione, che è una parola che non è stata citata ancora oggi. Il che vuol dire, ad esempio, l'infermiere sul territorio che si trova a dover fare una manovra a casa di un cirotico e che ha bisogno di un suggerimento operativo. Quello non è teleconsulto, quello è proprio telecooperazione. Ed è l'altro aspetto importante su cui giocare con i fondi del PNR, sempre che non siano fondi legati a supportare dei progetti sulla carta. Perché alla fine, fra un anno o due, Massimiliano Conforti e Grattagliano non possono venire qui ancora a ribadire gli stessi ostacoli che abbiamo oggi quando le regioni hanno incassato i soldi del PNR. È stato molto chiaro. E io darei il benvenuto a Paolo Angeli, grazie per essersi collegato. Sappiamo che ha dei problemi di linea, ma proviamo a vedere se il collegamento funziona. Prego. Deve accendere l'audio, professor Angeli. Mi sentite adesso, sì? Sì, sì, sì. Prego. Posso condividere le diapositive anche? O... Certo. Assolutamente sì, vada. Bene. Allora, grazie innanzitutto per questo gentilissimo invito che purtroppo è caduto durante la settimana dell'EASL. Quindi diciamo non proprio la più adatta in termini di disponibilità, però era un incontro al quale non volevo mancare, spero che la tecnologia mi supporti. Quindi parlerò brevemente dell'impatto che le malattie di fegato hanno sul sistema sanitario e di quella che è l'attuale risposta che il sistema sanitario dà alle malattie di fegato, ma più in generale alle malattie croniche. Allora, voi sapete che le malattie epatiche causano circa 2 milioni di morti l'anno
1 milione lo si attribuisce direttamente alle complicanze della cirrosi, l'altro 1 milione all'epatocarcinoma, che è una complicanza della cirrosi nella maggior parte dei casi, e alle epatiti virali acute. I tassi di mortalità più elevati ci sono in 2 paesi e superano le 70 morti per 100.000 abitanti, e sono l'Egitto e la Moldavia. Ma volendo dare dati che ci riguardano di più, diciamo che negli Stati Uniti è l'ottava causa di morte. Cerca, fagli togliere il video così lo sentiamo. Sì, no, non lo vediamo proprio, non è proprio più collegato in questo momento. Ok. Cerchiamo di recuperarlo, magari senza visa il video riesce a fare la presentazione. Sì, adesso okay. Lo stiamo chiamando. Allora, io mi permetto però ancora di porre una questione a tutti quanti. Io credo che il DM77, che è pieno di buoni propositi, ma come diceva professor Brillanti, dobbiamo poi vedere esattamente, no, che cosa succederà anche nell'ambito di un rapporto, di una revisione del rapporto convenzionale con la medicina generale, che non può essere basato solo più sulla buona volontà del singolo, ma deve dare degli indicatori precisi anche del risultato sul territorio. Insomma, su questo mi sembra che dobbiamo essere fermi e concreti tutti quanti, perché sennò altro che sanità a macchia di leopardo a livello nazionale. Cioè, se c'è uno che ha voglia lo fa, se c'è uno che non ha voglia non lo fa. Credo che la cosa non possa più andare avanti in questo modo. Ma io credo che l'occasione di DM77, l'hanno detto tutti gli altri prima, compreso il dottor Klaus, sia è che adesso sarebbe bene nei famosi PDTA, nei percorsi, che chiamiamoli di cura, non di presa in carico, stabilire chi fa chi e chi fa che cosa e con quali strumenti. Allora, io mi immagino che la cirrosi compensata sia una cosa, la cirrosi scompensata sia un'altra, non sono un epatologo, ho fatto il chirurgo, ma insomma qualcosina forse mi ricordo, e mi immagino anche che determinate pratiche legate all'evoluzione della cirrosi sia legato a strettamente all'ospedale, viene in mente le varici sanguinanti oppure la prevenzione del sanguinamento delle varici, mi viene in mente il trattamento dell'epatocarcinoma, che non è sistemico, è uno dei pochi tumori che ha come priorità il trattamento loco regionale, che può essere anche embolizzazione, radiofrequenza, sezione infatti, tutto quel che volete, insomma, non parliamo del trapianto, ma vi sono altre procedure che possono in qualche maniera essere traslate, e a mio giudizio sempre sotto controllo dello specialista, nel territorio. Una paracentesi, un paziente scompensato, deve essere per forza fatta in ospedale? No, cioè voglio dire, con ecografo che evita, ecco. Allora, è chiaro che qui naturalmente ci vorrà la formazione, l'albumina, così come altre trasfusioni, anche le piastrine, devono essere per forza fatte in ospedale. Oggi si sta andando incontro a una revisione anche dell'organizzazione ABIS, della distribuzione e dell'utilizzazione degli emoderivati anche nel territorio. Determinati farmaci per prevenire l'encefalopatia devono essere dati a livello ospedaliero? No. Allora, io credo che il chi fa chi e chi fa che cosa sia poi l'obiettivo principale del futuro. Naturalmente non va dimenticato, ci sono molte regioni che sono espresse anche come impegno politico, e forse per dar ragione ce l'ha a Massimiliano Conforti, bisognerebbe mettere il fegato al centro dell'agenda di governo regionali, dicendo, definiamolo così, insomma, ecco. Allora, però vi sono alcune situazioni in cui le regioni si stanno impegnando. L'obiettivo di HCV0, per esempio la Regione Veneto, è uno di quelli, no, dell'impegno praticamente che viene a livello regionale. Devo dire che nonostante iniziamo proprio in Veneto come motore sanità per quanto riguarda il sofosbuvir, nonostante le paure iniziali dettate anche da molta demagogia, bastava fare il numero di pazienti da trattare diviso il numero, no, del costo, si vedeva chiaramente che il costo del sofosbuvir non era 50.000 pazienti ma 15.000, 3.000 euro in più dell'interleuchina, che insomma che aveva certamente un effetto di tipo diverso, scusate, l'interferone che aveva un effetto di tipo diverso. Allora a sto punto credo che oramai poi con l'abbattimento dei costi l'obiettivo possa essere raggiunto. Quindi ci sono vari step
la prevenzione, no, far emergere il sommerso e poi chi fa chi e che cosa all'interno del territorio e negli ospedali con un collegamento continuo. E su questo ha ragione professor Brillanti, togliamoci l'idea che possiamo avere frotte di specialisti che finiscono nel territorio, non l'abbiamo neanche in ospedale, cioè mancano gli ospedali, negli ospedali mancano gli specialisti, mancano gli infermieri, per cui dovremmo fare step by step in maniera graduale. Non credo che siamo pieni di infettivologi o di patologi che possono andare, no, all'interno delle case di comunità, però utilizziamo quelle che sono strumentazioni del futuro per rendere, come dire, più operativo e più efficiente quello che è un controllo del territorio. Mi taccio, vedo che il professor Angelo è ritornato, prego. Però non ho ancora il collegamento all'audio, ho ancora il collegamento stabile. Chiederei Claudio se può andare avanti ancora un minuto e noi proviamo a chiamarlo e a fare un intervento tramite telefonata. No, ma diciamo che chiediamo, io ho finito, chiedo agli altri. Allora, lo scopo anche di questa giornata, che secondo me, partendo, come ha detto il professor Brillanti, proprio dal paziente, tornando al paziente, è stabilire chi fa che cosa, no, nel futuro, perché se dobbiamo metterci dei soldi, e non vale solo per il fegato, vale per tutte le patologie, se ci dobbiamo mettere dei soldi stabiliamo chi si prende in carico alcune cose e chi in altro. Ecco, questo è un po' il minimo che mi viene in mente, e con quali dispositivi medici e con quale disponibilità. Ecco, credo che su questo un po' il punto lo possiamo fare. Il professor Angeli ce la fa adesso? Vediamo. Accende l'audio, accende l'audio. Prego, l'audio. Provo. Va bene, prego. Allora, eravamo arrivati che la mortalità per cirrosi si distribuisce soprattutto in un arco di tempo che va dai 40 ai 70 anni. E se facciamo un confronto con le altre patologie, diciamo che le malattie digestive vengono al quinto posto per le cause di morte relative a questa fascia di età e relative al 2017, ma tra le malattie digestive una sola malattia, che è la cirrosi, rende ragione dei 2/3 delle morti. E tenete presente che qui ci sono le patologie oncologiche, ma la cirrosi è causa di epatocarcinoma, che è la seconda causa di morte oncologica nei maschi e la sesta nelle donne. Ora, noi abbiamo ridotto i tassi di mortalità per cirrosi negli ultimi 15 anni, l'abbiamo fatto nei maschi, nelle donne, l'abbiamo fatto soprattutto nei paesi, diciamo, più sviluppati, dobbiamo fare ancora molto nei paesi in via di sviluppo, l'abbiamo fatto in Italia, io conosco bene i dati della mia regione, abbiamo ridotto negli ultimi 15 anni i tassi di mortalità per cirrosi nei maschi da più di 35 a meno di 16, nelle donne da più di 36 a meno di 9. L'abbiamo fatto per tutte le eziologie della cirrosi, quindi l'epatite B, niente, lo abbiamo riperso, quindi proviamo a chiamarlo e a collegarlo al telefono. Bene, se gli altri vogliono magari dare una risposta su chi che cosa, se hanno voglia. Allora, Zanon, io ho una terza domanda che aggiungerei fra chi fa chi e chi fa che cosa e come. Attenzione che c'è una terza domanda che l'operatore si fa, a cui bisogna dare una risposta. Ma chi me lo fa fare? Questo è un punto importante, perché se noi non coinvolgiamo le responsabilità individuali, qualunque piano fallisce. Cioè, noi possiamo anche avere un bel PDTA che dice chi fa che cosa e come lo deve fare, poi troviamo però il singolo operatore che dice io sì, c'è scritto così, ma ti mando all'ospedale. Allora, il piano regionale deve coinvolgere, come è stato accennato prima anche, degli incentivi e degli obiettivi e degli indicatori. Perché se no, identificare solo chi e come, bisogna anche dire il come deve essere declinato anche con una forza di volontà individuale, che non può essere la buona volontà, ma deve essere l'interesse
a fare qualcosa perché si è convinti che funzioni, si è sicuri che non ci si espone ad una medicina che ti può denunciare immediatamente per una malpractice o per una practice fatta fuori da un setting, perché è vero che si va verso la somministrazione di emoderivati sul territorio. Ma se poi ti succede un evento avverso che neanche non è collegato a quella somministrazione, se il processo non è assolutamente codificato da un punto di vista medico-legale e di risk management, quello che mi dicono molti miei colleghi sul territorio è dice sì, io dovrei fare così, ma chi me lo fa fare? Se poi rischio? Allora attenzione, questo aspetto nel PDTA è parimenti importante della definizione di un percorso, di chi fa che cosa, come fa che cosa. E credo che è un confronto che stiamo avendo anche con la Regione Toscana. All'inizio sembrava sollevare un problema così, dice ma no, ma c'è il percorso, dice sì, ma il percorso deve poi essere declinato nell'ottica di dire se tu partecipi a questo PDTA devi avere un incentivo e devi avere degli obiettivi, dei risultati e degli indicatori, altrimenti si rischia che la tipica domanda che uno fa a se stesso e che è ma chi me lo fa fare è tipicamente romana, no? Ma chi te lo fa fare? No, tipicamente che credo sia molto importante nei tavoli di gestione regionale. Completamente d'accordo. Allora, Francesco, chiediamo a Ernesto Clara e Mirko Claus, poi di nuovo Conforti, cosa ne pensa. Intanto vediamo se Angelo poi riesce di nuovo a collegarsi. Allora, per quanto mi riguarda, da quanto detto, fondamentalmente viene fuori che la cirrosi è veramente il paradigma della malattia cronica. Quindi un sistema in cui si parla di e si pensa di investire fondi sulle cronicità, non si può prescindere da questo modello che garantisce dei risultati, insomma, efficaci di cui ci stava accennando il professor Angeli. E a proposito di chi fa che cosa, è necessario insomma trasferire le competenze quindi dall'ospedale al territorio. Questo è il primo passaggio che può prevedere un ruolo anche di formazione da parte di chi potrà inculcare questi modelli, quindi il percorso formativo potrebbe essere un primo step, quindi il trasferimento del PDTA al territorio e ufficializzare quella rete che può garantire il medico sul territorio nell'eventualità che un percorso non dovesse andare, insomma, come si spera, intendo dire, gli effetti collaterali a un'eventuale terapia o insomma quando voglio dire una diagnosi è stata, come può succedere, misconosciuta o intercettata in ritardo. Quindi questi sono i tre elementi che potranno garantire la giusta efficacia di quel percorso operativo di cui abbiamo parlato e che tutti quanti noi speriamo venga messo in atto, e tra l'altro in modo più omogeneo possibile, perché è importante che questi PDTA siano poco distanti dalla regione Veneto, alla regione Campania, alla regione Sicilia e via così. Quindi è nostra responsabilità fare in modo che il percorso di trasferimento delle competenze sia un percorso, voglio dire, quanto più omogeneo, anche per raccogliere dati che siano dati da condividere e che possano garantire insomma una programmazione nazionale adeguata. Io ho il professor Angeli al telefono, noi mandiamo le slide dalla regia e lui ce le commenta al telefono. Prego. Prego, professore. È la più accidentata performance in un convegno che io ricordo, però cerchiamo di arrivare alla fine. Allora, dicevo, un primo elemento di preoccupazione sul futuro è la pandemia di Nash, perché, vedete, raddoppierà i casi di cirrosi scompensata più che raddoppierà i casi di esocarcinoma.
Diciamo però che se siamo riusciti a ridurre i tassi di mortalità per cirrosi, lo dobbiamo al fatto che abbiamo migliorato le nostre terapie per le complicanze maggiori. È però un'eccezione che è rappresentata dalle infezioni gravi con sepsi, che sono devastanti in questi pazienti. La prossima diapositiva è l'unica complicanza per la quale non abbiamo ridotto la mortalità. E le previsioni per il 2050, un'interferenza sulla telefonata, spero mi sentiate, prevedono sì, sì. 10 milioni di morti per infezioni batteriche nel 2050. Se questa previsione si avvererà, la pandemia che abbiamo vissuto negli ultimi due anni sarà un labile ricordo, perché le cause di morte per infezione da batteri multidrug resistant supereranno quelle per cancro, quelle per incidenti stradali, quelle per diabete. Prossima diapositiva. Mi conferma che è alla numero 12? 13? Aspetti, 14. Torniamo indietro alla 13. Ok, allora, adesso i due stadi principali della cirrosi sono la cirrosi compensata e la cirrosi scompensata. Se vedete questa diapositiva, la 14, ci sono oltre 110 milioni al mondo di cirrotici compensati e oltre 10 milioni di cirrotici scompensati. Se schiaccia l'animazione, vi rendete conto che nel corso degli ultimi 15 anni non abbiamo ridotto il rapporto scompensati-compensati, a dispetto delle vaccinazioni per l'epatite B, per l'epatite A, delle terapie efficaci per l'epatite B, per l'epatite C, delle campagne contro l'alcol, quindi dobbiamo fare molto di più. Ma che cosa significa una cirrosi scompensata? Significa, la prossima diapositiva, una riduzione drastica delle probabilità di sopravvivenza. Il paziente che ha una cirrosi scompensata ha una probabilità di sopravvivenza a 10 anni che è inferiore al 10%. La prossima diapositiva significa ospedalizzazioni e soprattutto riospedalizzazioni. Vedete, questi sono dati degli Stati Uniti, dicono che le riospedalizzazioni nei pazienti con cirrosi dopo l'ospedalizzazione indice, la prima, sono quasi il 40% a un mese e il 75% a un anno. Uno dice, ma questi sono dati degli Stati Uniti, vi farò vedere dati della regione Veneto dopo, che sono esattamente sovrapponibili. La prossima, il numero delle ospedalizzazioni per cirrosi sta salendo nell'arco degli anni e compare da qualche tempo una piccola colonnina blu, che è la forma più grave di scompenso della cirrosi, che è l'acute on chronic liver failure. Se andiamo alla prossima, e mi schiaccia anche l'animazione, vedete che il costo delle ospedalizzazioni per cirrosi da acute on chronic liver failure è tremendamente superiore a quello dei pazienti che sono ricoverati per altre patologie, la stessa sepsi, le malattie cardiovascolari, le malattie cerebrovascolari, la polmonite. Allora, c'è un altro aspetto che vorrei sottolineare circa l'impatto delle malattie di fegato, ed è l'impatto, diciamo, sulla qualità di vita, le capacità lavorative, cioè in sostanza la perdita di anni in salute, che come vedete è massima sempre nella stessa fascia di età, questi sono sempre dati del 2017. La perdita di anni in salute è più rilevante tra i 40 e i 70 anni. E questo ha un impatto tremendo da un punto di vista sociale, perché significa che questi soggetti non possono trovare lavoro, perdono il lavoro, proprio in funzione della loro morbilità, ed hanno anche un carico di spese sanitarie indirette. Ora, a tutto questo come risponde il sistema sanitario, non solo quello italiano, in modo inadeguato? Perché qual è il nostro modello, diciamo, di assistenza specialistica? Quello tradizionale prevede, la prossima diapositiva, che il medico di base
mandi il paziente dallo specialista. Ora, se mi spiace l'animazione, lo specialista nei 20 minuti canonici che deve dedicare alla vista deve fare l'anamnesi, l'esame obiettivo, formulare delle ipotesi diagnostiche, prescrivere delle terapie. Non ha il tempo di educare il paziente su una malattia così complessa, dalle mille complicanze e dalle mille possibili evoluzioni. Quindi l'esito di questa visita qual è? Piace l'animazione, il paziente torna dal medico di base o se lo specialista segue la normativa fa lui le prescrizioni per esami laboratoristici e procedure, diciamo, diagnostiche. Piace pure l'animazione. Tutto questo, se spiace l'animazione, significa che il paziente non viene educato dallo specialista. Allora, poi cosa succede? Che il paziente torna dallo specialista, no? E lo specialista che cos'ha? Non ha degli esami in tempo reale, non ha delle procedure in tempo reale, l'ultima animazione. Andiamo avanti ancora con un'animazione, quindi lo specialista praticamente non è nemmeno in grado di schedulare in tempi rapidi delle procedure invasive se il paziente ha bisogno, per esempio, di una paracentesi evacuativa. E quindi, l'ultima animazione, il tutto si risolve in un ricovero ospedaliero che avrebbe potuto essere facilmente evitato. Andiamo avanti. Questo è un problema enorme perché rappresenta una barriera all'applicazione delle linee guida, non tanto una barriera conoscitiva, l'animazione, quanto, prossima animazione, una barriera applicativa e soprattutto, ultima animazione, una barriera di comportamento. Allora, noi ci siamo resi conto di queste difficoltà nella gestione ambulatoriale di un paziente così complesso molti anni fa. E abbiamo immaginato un nuovo sistema di consulenza specialistica piaci tutte le animazioni in sequenza, per cui il paziente viene alle 8:30 del mattino, fa i test laboratoristici, fa l'ecografia, se deve fare la gastroscopia la fa, tutto in tempo reale. Il paziente viene dimesso con una lettera di presentazione per il medico di base e con il medico di base viene condivisa la data del successivo controllo. Se ha bisogno di una prestazione terapeutica urgente, la stessa equipe pianifica il day hospital. È quello che chiamiamo un care management program, che è diventato lo standard di riferimento a livello internazionale. Noi ci siamo accorti, prossima diapositiva, che con questo sistema è possibile migliorare l'aderenza alle linee guida, soprattutto superando barriere applicative di comportamento. Prossima diapositiva, ma c'è molto di più. Siamo in grado di migliorare la sopravvivenza un anno di oltre il 20%. Siamo in grado, la prossima, di ridurre le riospedalizzazioni a un mese. Ricordate il dato americano, questo è il dato della Regione Veneto. Siamo in grado, la prossima, di ridurre le riospedalizzazioni a un anno. Era il 75% in America, 71% da noi e lo riduciamo al meno del 50%. Il tutto, prossima diapositiva, e scatti, prosegua con le animazioni, con un tipo di organizzazione che è economicamente sostenibile. Perché? Perché costa la metà quello di assistenza statistica tradizionale, perché rispondente sui ricoveri ospedalieri. Mi sentite? Sì, sì. Bene. Allora, la mia domanda poi è questa. Questo tipo di organizzazione è una risposta alle necessità di questi pazienti? Sembrerebbe di sì. Io dico no, perché genera attività nel sistema sanitario. Ha la possibilità di accedere al sistema, ha dei vantaggi, pazienti con la stessa patologia. Allora, questo è il background che sta dietro la questione delle reti clinico-assistenziali. Garantire tempestività, garantire equità nella cura e attraverso una cura organizzata per il multidisciplinare
è anche la continuità delle. Ora, noi abbiamo la fortuna di aver approvata la patologica regionale e la stiamo adesso organizzando secondo un modello verticale. Prossima diapositiva, vada alla numero 33, un modello verticale organizzato per hub and spoke, ma nel cui contesto ci deve essere, e sentivo prima Brillanti che ne parlava, un coinvolgimento di tutte le figure professionali, in particolare di quelle che operano sul territorio. E da questo punto di vista, la prossima diapositiva, il coinvolgimento del territorio deve rappresentare una rivoluzione da un punto di vista tecnologico, schiacci pure le animazioni. La trasformazione digitalica, diciamo, dell'assistenza sanitaria non deve essere solo sulla carta, come adesso in cui gli ospedali hanno delle piattaforme informatiche che non parlano l'una con l'altra. E ultima diapositiva, quindi l'innovazione tecnologica deve essere una parte integrante di questo nuovo modello. Non possiamo più avere a che fare con obsolescenze legate ai tool informatici, legate alle metodologie che andiamo ad applicare. Da questo punto di vista il PNR complementare ci può dare una mano, però bisogna essere concreti e poi tradurlo in azioni che possano essere, diciamo, sviluppate anche sul territorio e soprattutto possono essere consolidate nel tempo. Non ho una diapositiva conclusiva, la mia conclusione deve essere che dobbiamo guardare a un nuovo sistema sanitario basato sulla trasformazione digitalica che sta alla base delle reti clinico-assistenziali. Grazie per la vostra attenzione in questa difficile situazione. Grazie professore, grazie a lei per il suo intervento. Claudio, volevi dire qualcosa al professore? No, questo è complimento Solangeli, questa è una proposta organizzativa chiara che è partita dai problemi ed è arrivata delle soluzioni, un po' la questione di indicatori, il come che si diceva prima, insomma, chi fa che cosa, ma come anche lo fa. Questo mi sembra che sia una chiara e netta proposta. La digitalizzazione, come dice lei, non può che implementare questo processo che voi avete iniziato, che ci ha dato risposte anche in termini di outcome e anche dal punto di vista della sostenibilità economica. Chiedo adesso poi al dottor Klaus e al dottor Cartabellotta i COT, per esempio, alla richiesta che faceva Massimiliano Conforti e la proposta che ha fatto il professor Angela adesso potrebbero essere una struttura che si aggiunge dal punto di vista della programmazione e dei percorsi per il paziente stesso. Conforti chiedeva meno burocratizzazione e programmazione per il paziente per sapere come organizzarsi la vita. Ecco, la digitalizzazione in sanità, il modello Veneto mi sembra importante, ma questo PNRR potrebbe dare qualche passo in più. Dico sempre, gradualmente, se andiamo a superare resistenze, se andiamo ad trovare risorse umane, quindi anche naturalmente i soldi che ci permetteranno in futuro di gestire le risorse umane, se andiamo in qualche maniera ad creare una formazione, una coscienza comune tra l'ospedale e il territorio di quello che deve essere preso in carico il paziente cirurgico. Klaus e poi Cartabellotta, prego. Sì, grazie dottor Zanon. Volevo anche prendere l'opportunità per cogliere la palla al balzo sulla sollecitazione del professor Brillanti. Penso che questi strumenti, queste, diciamo, innovazioni digitali ci permettono di dare delle risposte, dare delle risposte ai professionisti, e questo secondo me è una risposta, un modello che permette al sistema di creare le condizioni scusate il gioco di parole, di rispondere a chi me l'ha fatto fare, ovvero restituiamo al medico di medicina generale attraverso il teleconsulto, attraverso il fascicolo, attraverso anche le banche dati, riusciamo a dare dei modelli di presa in carico che avvicinano le barriere, le abbattono e mettono in collegamento i due mondi. Le centrali operative territoriali, secondo me, possono entrare in questo contesto per dare una risposta strutturata, per mettere in comunicazione, per fare da filtro, però non devono essere vissute come barriere manageriali da parte dei professionisti con un'ottica di controllo sulle attività, perché la pervasività dell'informazione ormai è arrivata a un punto tale che l'informazione non è più
un tesoro di cui qualcuno si deve fare detentore esclusivo, ma è talmente circolare che rispetto al quesito che l'NMG pone sul proprio paziente o sulla propria corte di pazienti, è tale che la risposta riusciamo a darla sia sui 6 mesi, sull'anno, la diamo sugli esiti, la diamo sui processi, la diamo in maniera talmente, talmente efficace che basta solo che effettivamente le organizzazioni riescano a far circolare questo grande patrimonio per creare anche quella passione e quell'ottica positiva con cui tutti quanti si sentono parte di un percorso di presa in cura, di presa in carico di questa popolazione di pazienti, ma in realtà di tutti i pazienti. Quindi penso che l'occasione sia veramente unica, senza peccare di retorica, per innovare anche strumenti organizzativi, modi di relazionarsi fra i contesti, e questo secondo me è lo sforzo che attualmente dobbiamo profondere anche a livello di organizzazione di middle management, per far sì che questi collegamenti, lasciati un po' alla buona volontà e anche all'iniziativa personale, diventino effettivamente il sistema. Grazie, professor Cartabellotto, poi una chiosa finale a Conforti, se il professore, se qualcun altro vuole anche intervenire, e poi a Romanin che chiude questa bellissima mattinata. Prego, professore. Sì, io direi che non c'è dubbio che stiamo facendo tanto e stiamo cominciando a pensare. Sono qui per caso a Londra, al congresso europeo dell'EAS si è fatta una sessione integrale su come comunicare ai pazienti, come utilizzare la digitalizzazione, cioè stiamo cambiando un po' i paradigmi e stiamo implementando ai clinici delle opportunità, ma li dobbiamo fare davvero, diceva Conforti. Lavorare sulla digitalizzazione ha dei livelli di complessità sulla privacy, per esempio. Noi abbiamo fatto un programma sperimentale in Sicilia in cui mandavamo l'SMS a tutti i pazienti per ricordarci, siamo stati bloccati nella progettualità, mandavamo l'SMS a tutti i pazienti ricordando che erano passati i 6 mesi per fare l'ecografia. Non hai idea il nostro sistema quanto è burocratizzato, è veramente drammatico da questo punto di vista, però su questo dobbiamo lavorare e i fondi del PNRR li dobbiamo utilizzare nella digitalizzazione proprio per questo, per essere proattivi nei confronti dei pazienti, è fondamentale. La medicina del territorio deve uscire fuori in maniera importante, perché loro hanno tantissime cose da fare, li abbiamo messo a disposizione un'agenda informatizzata in cui possono prenotare direttamente la visita, le usano pochissimo, ma non è una cattiva volontà da parte dei clinici del territorio. Capisco che bisogna utilizzare risorse, probabilmente utilizzare delle risorse amministrative per poter consentire di poter fare delle azioni di questo genere, ma sicuramente qualcosa va cambiato. Speriamo che non vi perdano i bagagli a Heathrow, come abbiamo visto ieri e l'altro ieri, che perché vi sia un pasticcio all'aeroporto non è indifferente, insomma. Sì, ho lo zainetto per fortuna. Va bene, allora, chiosa finale, se vuole Clara vuole aggiungere qualcosa. Allora, io ribadisco che dobbiamo lavorare tutti allo stesso scopo, i PDTA devono essere quanto più omogenei possibile con dei sistemi di organizzazione territoriale che inevitabilmente potranno essere differenti, ma la raccolta degli esiti fondamentalmente dovrà essere omogenea e quindi secondo me dietro le quinte dobbiamo lavorare tutti quanti a questo scopo. Grazie. Chiosa finale Massimiliano Conforti e chiusura Francesca Romanin. Prego. Sicuramente bisogna lavorare insieme anche su questi fronti, come diceva Cartabellotta, sulla questione della privacy, perché la salute deve andare al di sopra di un problema di privacy, perché la privacy, noi già abbiamo una normativa restringente, adesso con GDPR un casino. Io l'ho vissuta con l'organizzazione, è veramente un casino, uno dovrebbe chiedere l'autorizzazione a tutti, però io ho fatto parte anche per alcuni anni come paziente del Policlinico, là avevano un'organizzazione lì a Palermo dove una volta mi prenotarono una gastroscopia, eravamo all'EASL, mi sembra a Barcellona, perché avevano un sistema che avevano
di prenotazione online, lo gestivano stesso i clinici e al paziente arrivava l'SMS, poi arrivava l'SMS per ricordare questo. Queste sono ottime cose che vanno replicate, però la privacy, col garante bisogna lavorare e fargli capire che comunque la salute va al di sopra della privacy. Non ci possiamo fermare su queste cose, cioè c'è troppa burocrazia, cioè poi c'è difficoltà a comunicare su alcune cose. Io mi sono trovato, concludo con questo aneddoto, cioè io faccio terapia anticoagulante dopo una trombosi della mesenterica, vengo seguita a Bergamo, quindi l'ematologia, vengo mandato in ematologia, devo passare da eparina a Coumadin perché... a Warfarin perché ho sbloccato questa. Vengo preso in carico a Torino da i centri Tau. Dopo un po' il medico del centro Tau, forse perché aveva pochi cirrotici o poi aveva due trapiantate e me come... cioè mi continuava a chiedere, ma facciamo un'ecografia per vedere questa trombosi se è andata via e così sospendiamo. Ho detto, io non devo sospendere, a me mi hanno detto che lo devo fare a vita, in gastroenterologia. E una volta ho detto, senta dottore, se vuole io quando vado in gastroenterologia glielo spiego, vediamo se sulla relazione mi mettono che c'è scritto che così lei sta più tranquilla. Cioè io ho dovuto fare da tramite da gastroenterologo e il mio centro Tau per tranquillizzare il medico che mi dava questa terapia di Warfarin e portarla avanti, perché dovuto far scrivere su una relazione, per dire, cioè una cosa che se ne è occupato il paziente, al di là che io adesso sono informato, riesco a relazionarmi in certo modo, però chissà tutti gli altri, ma tutti gli altri che fanno? Si facevano l'ecografia e sospendevano la terapia? Boh. O andavano in gastroenterologia alla visita, ma perché sospeso la terapia? Ma sei matto? Se gli andava bene non si era fatta la trombosi e moriva sul corpo. Cioè ci sono delle cose dove i pazienti giustamente non sono informati, quindi bisogna comunicare di più tra le parti, anche perché un cirrotico ha 2000 problemi, cioè fa terapia anticoagulante, può fare altri tipi di terapie, certo. Bisogna comunicare. Professor Brillanti. Ma questa di Conforti è sicuramente un esempio di possibilità di teleconsulto. Se ci fosse stato il teleconsulto, fra il di possibilità, qualora ci sia un percorso in cui i multiplayer che hanno in cura il paziente sono all'interno di una rete, che poi la rete non è solo la rete hub and spoke o centro periferia, ma la rete è anche i singoli professionisti all'interno dello stesso ospedale, perché è quello che ti succede che uno può essere andato dall'angiologo, dall'ematologo dello stesso ospedale in cui c'è il gastroenterologo, non necessariamente dell'ospedale periferico. Quindi la comunicazione, l'informazione, la comunicazione e i PDTA devono essere anche, a mio modo di vedere, una via non solo medico-legale, ma una via di formazione e di informazione aggiuntiva della propria professionalità. Chiaro che quello che il discorso della privacy è un problema importante, perché io ho difficoltà a vedere esami fatti nello stesso ospedale i richiesti da altre unità operative se il paziente non ha dato preventivamente l'autorizzazione. Quindi è chiaro che per prendere in cura un paziente cirrotico ci vuole un'infrastruttura regionale, una declinazione a livello di area vasta, comunicazione, che vuol dire incontri in presenza fra gli attori che partecipano al percorso. Perché se quel gastroenterologo e quell'ematologo che avevano in cura Conforti, ognuno nella sua studio, si fossero anche incontrati una volta sola in una sala, solo conoscendosi di viso e non solo per scritto, avrebbero superato diverse barriere.
L'altra cosa importante in tutti questi passaggi sono i coinvolgimenti dei direttori sanitari. I coinvolgimenti dei direttori sanitari delle aziende ospedaliere, il coinvolgimento dei direttori sanitari delle aziende territoriali. Perché il DM77 e il PNRR, nel tentativo di collegare territorio ed ospedale, richiede un coinvolgimento e un'organizzazione che non può prescindere. Nel gruppo di lavoro dei PDTA ci devono essere tutti i direttori sanitari coinvolti. Non so se in Sicilia hanno coinvolto direttamente anche i direttori sanitari, però almeno nella realtà toscana e anche nella realtà emiliana, che conosco bene, il coinvolgimento dei direttori sanitari, specie se motivati, è importante. E poi sarà il tempo, perché le proiezioni di HCC che ci ha fatto vedere Angeli significano un fallimento totale della surveillance da qui al 2050. E quindi vuol dire che quelle sono proiezioni con lo stato attuale della sanità, devono essere fortemente ridimensionate. Possono essere ridimensionate con il progetto che Padovano, che ci ha fatto vedere Angeli. Teniamo presente che il progetto Padovano però richiede un hub dedicato e patologico con molte risorse. E non è detto che sia esportabile a livello di altre realtà provinciali o regionali. Cioè, tu puoi far venire il paziente alle 8, fa il prelievo, poi alla visita schedulata, fa l'ecografia di qua di là, devi avere un'organizzazione, un personale e una storia e patologica alle spalle per potertelo permettere. Se noi vogliamo che funzioni realmente a livello nazionale, bisogna che nelle varie regioni quello stesso modello che identifica che cosa fare non necessariamente vincoli il dove farlo all'app. Questo secondo me è la grande sfida. Una volta che abbiamo condiviso che cosa fare, come farlo e chi lo deve fare, a quel punto lì non è fondamentale dove viene fatto. L'importante è che sia fatto dalla persona competente nel modo corretto e appropriato. E questo è la grande sfida del PNRR, la grande sfida del DM77. Il dove viene di conseguenza. In realtà è che qui si vogliono creare con i fondi delle infrastrutture che sono il dove, senza sapere poi se queste sono funzionali agli operatori che ci dovranno lavorare dentro. Chiaro, grazie professor Brillante. Allora Francesco, questa bellissima giornata. Grazie, è stata anche seguitissima. Pratici veri, non di, insomma, di cose auliche o di discussioni inutili. Insomma. Abbiamo affrontato quelle che sono le peculiarità della presa in carico del paziente cirrotico. Prego. Anzi, grazie. Ci hanno seguito in più di 170 persone tra Facebook e Zoom, quindi è stato un dibattito interessante e anche utile per i pazienti e per le persone che ci hanno seguito, e quindi io ringrazio le persone che hanno animato questo dibattito, tutti quelli che ci hanno seguito, e ringrazio Alfa Sigma ed Intercept che con la loro sponsorizzazione non condizionante hanno fatto sì che potessimo svolgere questo evento, e vi do appuntamento per martedì 28 giugno alle ore 10, dove parleremo del percorso ostacoli del malato di fegato e parleremo in particolare delle malattie epatiche autoimmuni. Per cui grazie a tutti e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Fegato, quindi, come grazie, vedete, arrivederci. Di mettere al centro l'agenda di governo. A tutti. Ha ragione, dottor Zanoni, pienamente ragione. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Massimo.